Siamo live, buonasera a tutti. Andiamo avanti la nostra campagna Gli Occhi del Serpente. Stiamo giocando al terzo capitolo della, della campagna, eh, che ha il, il, il mini titolo di I Segreti di San Gustavo. E siamo al, secondo, al terzo giorno eh, da quando vi siete recati a San Gustavo per seguire il, il compito che vi ha affidato eh, Padre Sprenger. E quindi avete, avete visitato un pochettino il paese, avete conosciuto i due, i due padri che gestiscono la, la chiesa, avete conosciuto chi gestisce l'imporio, avete eh, chiacchierato anche con eh, Faustino, il cacciatore, che vi ha detto di aver visto la carrozza funebre una notte, sei, sette mesi fa. Eh, e più o meno combacia con eh, la notte della morte del maestro Laffi. <ride> con sommo, <ride> tragedia e tristezza maestro di vita e, e niente quindi vabbè, aveva trovato un po, di, un po' di indizi insomma in giro ah, Elvira aveva raccontato di aver visto di un, un vampiro che un vampiro si aggirava tra i boschi o non si sa bene dove in qualche magazzino e eh, aveva fatto anche una descrizione di questo essere completamente glabro e dalla pelle bianca e basta, e abbiamo chiuso l'ultima sessione eh, con Ignazio e Tibo, o Ignazio e Tecla, no, no Ignazio e Tibo Ignazio Ignazio che mh, sono recati di sera da, da Faustino per vendergli dei proiettili per il suo fucile. Mm? Ok. Mm -hmm. Ok, quindi riprendiamo da lì o riprendiamo dal giorno dopo? Se avete un piano, se volete sì. dirmi un pochettino come volete muovervi. Possiamo anche riprendere direttamente dal giorno dopo e ditemi un pochettino cosa volete fare. Come Ma volete banalmente, notte tempo quando torneremo, sicuramente metteremo a parte Tecla e Padre Lorenzo di quanto siamo venuti a scoprire. E, e poi sì, secondo me possiamo anche, non so se vogliamo organizzarci per il giorno seguente sì dobbiamo second... allora mettiamo un attimo i puntini l'indagine per adesso è a livello cioè cosa abbiamo scoperto Niente, in pratica in realtà ancora so sta... Sul... Uf, eh, sulla su sta far... sulla carrozza ecco sì ecco Beh, eh, non è che non abbiamo scoperto no. niente, abbiamo, abbiamo scoperto eh, no. che sicuramente da qui è passata. E tra l'altro usciva, non entrava quindi non, esatto. è neanche, non, non è detto neanche che provenga da qui, perché magari <coughs> qui c'è solo passata, anche perché nessuno sembra avere una carrozza. Anche quelli più ricchi del paese, che poi in realtà sono dei morti di fame. Du, allora, ehm, secondo me bisogna. Torchiare un po' nel senso quindi cercare magari di farsi dire delle cose. Chi può sapere qualcosa? Beh sicuramente il conte c'entra qualcosa, cioè mi puzza proprio lontano. Miglia. Ah, avevamo scoperto anche che la notte in cui era passata questa benedetta carrozza, questo ce l'aveva detto uh, Nepitello c'era di guardia un ex cubitores. A, non a porta non a porta Fiorentina ma a porta l'altra che non mi ricordo mm. come si chiama e che si chiamava ausilio se non sbaglio ah sì, sì. e quindi quello era il nostro programma. Prossimo, sì, nome 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 e avevamo deciso se non sbaglio di insomma fargli passare un brutto quarto d'ora a questo ausilio ok e in più uh, okay. eh, Nepitello ci aveva informato che lui aveva a sua volta inviato una lettera a Firenze, dove padre Sprenger con la ha ricevuta... Con la... Eh, esatto, a, a, alla Yolanda. Okay. E, e poi praticamente noi siamo arrivati qui per buona grazia di questa lettera. Ok. E quindi abbiamo questo ausilio da andare a picchiare? Ok, um, va bene. Facciamo così. Quindi domani. potremo, io dico, magari parliamo la sera ancora. Allora, domani potremo parlare con con, ex, con questo ex cubitore. Mm, sì, sì. E... Uh. Forse potrebbe anche essere utile interrogare il padre. Castigatore. Certo. Infatti. Io stavo proprio mm. dicendo. Perché sto castigatore. Qua bisogna certo... chiedere qualcosa anche a lui. Certo, padre. Dovrà essere una conversazione da pari a pari. Vedete? Mm... Mm. Le nostre, I nostri travestimenti funzionano fin tanto che non abbiamo bisogno di informazioni eh, ci accurate. Un, ci, ci limitano un po' le azioni. Ma Vai. vedete, eh, forse io e voi potremmo parlare con questo padre castigatore, facendoci forti comunque del, della vostra carica mentre. Ma se tipo e la signorina Fioravanti vostra conversa potrebbero altresì interrogare Parlare L'ausilio. Al... Sì. Eh. D'accordo. Potrebbe essere un'idea. Però mi chiedo: ha senso interrogare il padre castigatore? Nel senso chi è coinvolto in questa cosa? Non, cioè, ha fatto uccidere Maestro Laffi, ha fatto spostare questa carrozza senza che nessuno riuscisse a rintracciarla per mesi, non sembra gente che sta improvvisando. Ecco, siamo sicuri che, che siano il tipo di persone che va a fare la denuncia dal padre castigatore, mm, cosa, cosa pensiamo di ottenere interrogandolo? No, magari non, non fanno denunzia al padre castigatore. Ma sono abbastanza convinto, come in molti altri villaggi, che il padre castigatore venga a sapere cose. Da, in in da vie traverse mm. Pot È potrebbe vero. essere. Magari da vie esatto. Potrebbe aver notato eh. qualcosa esatto. E eh, spinto dalla nostra Santissima Fede aver fatto denuncia, e magari il padre castigatore ha censurato tutto, eh. Perché c'è anche questa possibilità. Qua. A questo mm. punto mi faccio un'altra domanda. Mi chiedo: se noi andiamo a parlare con questo ausilio che sembra essere direttamente coinvolto perché per lasciare uscire una carrozza facendo finta di nulla, eh, o è coinvolto, bello, o qualcuno gli ha allungato una, una, o gli hanno dato un una mazzetta, è... o è direttamente complice? potrebbe mettere in allarme chi, per le persone per cui lavora. Magari è meglio interrogare prima il padre semplice, vedere se ci sono altre vie, e poi andare eventualmente da questo ausilio. Mm. D'accordo, però um, questo potrebbe essere un, un buon piano. Allora, io, Ignazio, ci togliamo il costume, diciamo, e ci occupiamo del padre castigatore. Lo interroghiamo, facciamo quello che c'è da fare. Castiga Solo penso che il con... Che con la... Penso che con la vostra autorità di inquisitore gli possiate tranquillamente imporre di mantenere il segreto. Assolutamente. Nel caso... Però e nel, nel caso... dubbio, perché sì. comunque noi dovremo entrare, cioè noteranno il mio bellissimo vestito, un porpora. Eh. Non, va, no, non, padre, non, non posso andare vestito da, da civile, ma no, ma no padre, padre, basterà chiedere udienza per due peccatori come noi, come tutti la terra, e poi mostrare il vostro l anello, mezzo. non mi sembra il caso di mettere ma in. Volevo andare in pompa magna. Io. No, per, <ride> per carità, Notaio, secondo me l'anello è più che, che semplice, altrimenti alla vostra conversa, potrebbero scivolare eh. le granate dalle mani, ecco. invece, io, ne io nel, no. fratte nel frattempo, sì. tecla e tibo, ma quasi quasi direi solo tibo. Mentre <ride> Tecla potrebbe stare in zona in te zona chiesa, te dalla mi la mina vagante da sfoderare. In con cura. caso, succede qualcosa. Il potrebbe tenere d'occhio l'excubitore per vedere che non faccio magari mh, cose strane durante il giorno. Una volta finito quell'interrogatorio, si va dall'altro. Dall ecco, non so. Sì, a pedinarlo o a tenerlo semplicemente d'occhio. Eh, lo... non sì, penso che ci de... siano grossi problemi. E se fa qualcosa di strano, eh, eh, io ti scriva, notaio, scriva, ti autorizzo ad agire in nome dell'Inquisizione e fermarlo ovviamente non ucciderlo perché va interrogato nel caso magari facesse cose che tu ritieni pericolose per la riuscita della missione sì, d'accordo mi sembra comunque un buon piano bene oh, allora direi bene. che domani mattina dopo dopo la messa uh, iniziamo ok e quindi trovate, trovate Padre Remo eh, che sta, sta stringendo la mano e sta bisbigliando con qualcuno dei suoi parrocchiani dopo, dopo la prima messa. Dopo la messa prima. E intanto la gente sta uscendo dalla chiesa e sta cominciando a recarsi al lavoro nei campi, o i ragazzi stanno correndo verso le, eh, il recinto delle pecore che si trova nella parte bassa di San Gustavo. E, e niente voi arrivate in quel momento uh, o magari eravate già anche in chiesa da, bu da no, buoni cristiani eh. eravate vabbè. già in chiesa quindi aspetterei se... che, che siano usciti praticamente tutti mm -hmm. sì e, e poi mi avvicino a, al padre padre, padre Remo e gli faccio eh, mi scusi padre tu eri com'è com che era il tuo nome quello Prego. Francesco eh... Malavoglia Ah, signor Francesco, ancora qua siete? Sì, certo, siamo ancora qua, i nostri affari, capirà, ci bene. intrattengono. Vanno bene eh, gli affari? Benissimo. Ottimamente. Mm. Io avrei bisogno, sa, di parlarle in privato, vorrei confessarmi e vorrebbe farlo anche il mio socio. Ah, yeah. molto bene, molto bene. Venite, venite, venite con me. E vi facendo cenno, la porta d'ingresso della canonica e entra dentro. Ma quindi a noi dove ci lasciate? Ma io l'idea era: finita la messa, occhiolino a Thibaut in modo che capisca e parta a inseguire, pedinare eh, Ausilio. Io, io adesso, quindi, sono fuori: cenno a Tecla di rimanere. Se la chiesa si suota, puoi rimanere in chiesa tranquillamente, magari dietro, un po' nascosta dietro la porta. e Sai, se ci sono problemi, intervieni. Addirittura, okay. io pensavo di scoprire quali erano i... cosa doveva fare Ausilio oggi alla Domus Popoli e seguirlo dopo la Chiesa, proprio per non destare ancora sospetti. Ok, ok, giochiamo un secondo la parte di Padre Lorenzo Ignazio, e poi dopo e e te Teclan, anche, nel caso succeda qualcosa, e poi dopo passiamo invece a Tibo che, che pedina Ausilio. Ok, siamo, siamo nella, nella stanza con. Eh beh no lui va dai. verso, verso il, il confessionale questo, questo okay. bel confessionale bello, bello, bello spesso di legno scuro con i paraventi neri e sì, si infila nel mezzo praticamente dentro, dentro il, il gabbiotto avete presente la, la scena di di Bud Spencer e <ride> quando <ride> <Sì>. il poeta <ride> ce ne sono tante di scene con i confessionali <ride> Quando lui entra, io sto un attimo fuori, apro la tendina e, e gli faccio, beh, mio carissimo amico, in, eh, parlando a Ignazio, mi presenti pure. È entrate tutti eh. e due contemporaneamente. No, no, stiamo, noi stiamo fuori, gli apriamo solo la tendina, lo guardiamo. No, lui è, 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 è seduto con il mano, con il mano <ride> breviario e alza lo sguardo e dice, no, non vi accomodate? Sto bene qui. Eh, vede, come è, com è, com è padre, padre come ha detto che si chiama? Pa eh, padre, padre Remo? Esatto, padre Remo, sì. Ma è il suo accento tedesco? Esatto, il mio accento no, tedesco. Non è tedesco lei? Vede, sarebbe il caso di dirigersi in altro loco, più appartato, per la discussione che dobbiamo fare. Vede, eh, ci sarebbero anche da firmare un paio di carte, capisce? E gli mostro gli incartamenti solidi con il sigillo e è evidente che sono robe di istruttori dell'Inquisizione. Intanto io sto sbottonando due bottoni della camicia, c'è cioè una catenella. C'è la maglia di Superman sotto. Sgancio l'anello, <ride> che è meno Sì, è il simbolo di Superman. Sgancio l'anello e me lo infilo al dito. Oh. Eh, ok. Prende i fogli e le, le, intanto che legge i fogli dice: se, Seguitemi pure. Eh, andate in una stanza di fianco alla sacrestia. Una, una stanza con uh, un tavolino e delle sedie e de degli armadi dove probabilmente tengono dentro i, i, vari i vari vestiari e si siede a un capo del tavolo leggendo ancora le carte che gli ha dato Ignazio e vabbè faccio entrare chiaramente prima padre Lorenzo e poi mi chiudo la porta dietro eh, bene qui, quindi vo voi chi siete in Inquisit... In io sono padre Lorenzo de' Medici, inquisitore della nostra santa chiesa. Ah. E io sono oh, Ignazio Ismaele Trevi, notaio, ma... e cui presente inquisitore. Ma benissimo! Per perché, perché non me l'avete detto subito? Ma, ma è una gioia avere, avere tra di noi un inquisitore e, e un notaio e... e Corre subito a baciarti l'anello e a stringere la mano a Ignazio. Ma, 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 ma benissimo, bene, bene. Co, come, come posso aiutarvi? Co, cosa ci fate a, a San Gustavo? Non, non, non sì, avevo idea di chi foste. Quando l'Inquisizione arriva, deve indagare. E noi preferiamo a volte farlo senza farci notare troppo. Ah, bene, bene, bene. E, ma su cosa stai indagando in, in questo piccolo paese? Eh sì, ovviamente nella denunzia ci sono i loro peccatucci, però niente che, che possa scomodare un inquisitore come lei. Allora, ehm, da dove parliamo? Partiamo, caro eh, Ignazio. Padre, eh, solo per una questione legale sì, sì, certo. eh, capirà, padre. Eh, mi rivolgo a Renzo Remo, non, non me lo ricorderò mai. Nome, eh, eh, no, eh, Remo, Remo. Il nome. E no, mi piace che il notaio non se lo ricordi. Perché proprio. Tu, lo tu come... padre Coso. Tu, tu padre Coso. Voi padre, come vi chiamate? Eh, eh, Remo, non è un caso Remo. Che... Sì, già, Remo. Vedete, non è un caso che noi vi abbiamo chiesto una confessione, perché sapete che sulla confessione vige il segreto d'ufficio. Eh, sì, difatti anche, anche se volessi e voglio, e voglio aiutarvi, non, non, non posso dirvi niente. Voi sapete che il eh, voto è personale, posso, devo attenermi a quelle che sono le regole di Santa Madre Chiesa. La, car la mia carica mi autorizza a infrangere qualche da piccola e giusta da legge. davvero notaio non mi pare notaio di, di ricordare un no. al corpus legge <ride> calde itali capitolo tot con nel comma 1 2 3 4 5 6 e poi al capitolo gliele numero no. anche cose che non c'entrano niente <ride> Fammi un bel test per convincermi. Eh. Perché sta, eh. co sta cosa non esiste. Però eh. potreste essere molto convincenti. Me, me, me la gioco su politica ed economia. Perché... <ride> no, economia proprio no. No, eh politica beh, eh. no. No, no, no. No, tira su... a legge? La legge, legge. Legge. Eh, legge? Direi di sì e cerchi ah. i trascorsi perché una volta quattro anni fa c'è stato <ride> preciso nove, hai nove addirittura di legge io ho nove in legge <ride> cioè se non le lui <ride> le leggi e, e lui guarda cioè, ma se, se lo dite voi che siete insomma il... L'inquisizione, eh, padre. Eh, non eh, non starà esigendo che io vada a prendere i tomi del corpus. Spero. No, 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 mi, fi mi fido di voi, mi fido. Eh, ah. cioè, lui c'è l'anello. E eh, tutto quanto no, in ordine si non, non si preoccupi, non, non saranno. Chissà quali, quali cose dobbiamo solo sapere. Se qualcuno ha, ha confessato di aver visto cose particolari in, in città, stiamo indagando su una carrozza, per esempio. Mm. Una carrozza nera che è passata di qui. Arrivava da, da Firenze. Carrozza nera? No. Non, non ci sono carrozze il conte ha una carrozza un calesse e basta non, non ci sono altre, altre carrozze in, in paese mm. e... ci parli del corpo degli scubitores il corpo degli scubitores fanno il loro lavoro e ti guarda, fa ballare gli occhi da uno all'altro cercando di capire che, che cosa volete sapere. E quindi eh, amministrano la giustizia, eh, a volte insomma, a volte meglio, a volte peggio, a volte si addormentano sul lavoro così mi hanno detto mm, ah, ci parli di come si chiamava Gnazzi, ah, fa, come fate ah è lui ah mm. um, <ride> ausilio ah ausilio giusto giusto ausilio. avete un ex che si chiama ausilio o sbaglio Sì, abita nella, nella grande casa grigia Sì. Nella, sì. E, ed è un bravo, un bravo cristiano mm, Sì, anche lui insomma nel, nel limite, ma sì, non, non ha mai cosa, fatto niente. Cosa intende nel limite? Qualche piccolo peccatuccio, qualche piccolo tradimento, cose che non. Ah, ma nulla di comunque allora così gravissimo. No, mm. Mm. niente da richiedere il vostro intervento, mie miei signori. Ci interessano inoltre informazioni circa alcune storie che ci è raggiunta voce siano. Secondo me voi parlate di Elvira. Mm, ah, ho tolto le parole di bocca, ci dica quella vecchia quella vecchia, secondo me ha delle cose strane nel suo nel suo emporio, ha eh, cioè degli unguenti... strane. C'ha degli unguenti, delle creme... Io non, non mm. vorrei dire che è una strega, eh. però, però... Però... Ma su Via non si trattenga, dica tutto, tutto ciò che pensa. Eh... Vai, tra amici. Io intanto sto scrivendo sul foglio <ride> Elvira è una strega. strega. Mettici di fianco, fai il disegnino di un piccolo falò. <ride> Grazie. <ride> Ma io non voglio dire niente, io non, non me ne intendo, però... Però anche, il medico, eh, anche il, medico, eh, dice che, il medico dice che non è roba alchemica, ma è solo erboristica, erboristeria, erbe sì. insomma. Io, io non ne capisco niente. Eh. Ma anche quel medico, anche quel medico, sta sempre isolato, eh, sta sempre da solo. E, sta sempre con dei forestieri. Il, il medico sta... Il medico, il medico, il medico. Aspetta che... Non mi ricordo più, però vado a prendere Massimo Laudato. Massimo. Massimo, ah, Massimo. Massimo. Laudato. Dove, dove abita questo Massimo? E ti indica la casa. È una casa anche lì okay. dove vive più di una persona. E anche lui è, è frequen frequenta la chiesa, confessa eventuali sì. peccati? Sì, però sta sempre da solo con dei forestieri. È come se volesse tenere le distanze. Anche, Ma... anche lui anche lui mi ha detto che ha dei libri strani in casa e la cosa non mi ah. piace ah ma che belle notizie mi parli un po' di forestieri esatto, sì sono, siamo molto curiosi riguardo questi forestieri andiamo andare a prendere il Massimo non lo ricordo più andiamo ah. <ride> andare a prendere i forestieri Prima <ride> andare a prendere i <ride> forestieri eccolo qua eh. Ma eh, con dei... gente che passa, che viene, un po' come voi, ecco, no, no, non come voi, no, non voglio dire che parla con l'Inquisizione, insomma, quello che, quello che voi eravate prima di oggi. Prima, eh? certo. Okay, cioè, okay. Quello che siamo. S si padre. Siete, siamo. Siete, ok, siete. Mi raccomando. Sì. Quindi, ma ci sono, quindi ci sono altri forestieri oltre a noi in questi giorni? Eh, no, capita. Degli altri mercanti che vengano ah, 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 per commerciare, ah, certo. ho capito, ho capito. Interessante. Mm, e, bene. Quindi, 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 e invece, sul conte cosa mi sa dire? Ah, il Ma conte è un, è un bravo uomo è un bravissimo, certo, un bravissimo che uomo. Sì, 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 sì. Senza di eh. lui. San Gustavo non, non esisterebbe senza, senza la sua magnanimità, veramente impressionante: mm -hmm. sì, rimesso. Cuore un po' la testa e fa. No, eh, no, no. il conte. Il conte e sua figlia, sua figlia. Anche. Sì, sua... lo fissa. Sua figlia? Eh, sua figlia non oso non oso immaginare i pensieri lussuriosi, no, no, in questo paese. beh, ma, ma, Magari qualcuno ha fatto pensieri impuri, ma sono sempre solo pensieri. Eh. Certo, certo. Eh. E voi, padre. I vostri pensieri quali sono? I miei pensieri <ride> sono solamente rivolti <ride> verso Dio. E bla bla bla. bla, bla. <ride> ah, bene. Capito, e intanto, capito intanto che dice queste cose quando tu appunti lui cerca di allungare l'occhio per guardare cosa sta scrivendo sul foglio quindi eh, storse la testa probabilmente sta scrivendo in brutta calligrafia coglione qualcosa, qualcosa. Cioè, <ride> e soprattutto quando, quando ti riferisci a lui no? dopo che ti ha detto così allunga l'occhio per vedere se ha scritto qualcosa su di lui anche <ride> Bene, allora... Ho un sacco di punti in quello che scrivo, così <ride> sembra una cosa più... più tipo stilettate. Direi che... Gli... Ogni, 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 ora... ogni volta che Vergil mi la stilettata lui salta sulla sedia. <ride> <ride> Ignazio, per ora direi che qua abbiamo finito. Abbiamo altre due persone da interrogare. Ah, certo, eh, certo. No. Ah, aspetta, 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 anche Modesto Broggi eh? Anche Modesto Broggi eh, ah, quello, quello è uno eh, che non mi piace. Eh. C'ha delle idee ancora. è un vecchio che abita in, in una delle case del villaggio, ma c'ha delle idee, si avvic... avvicina al tuo orecchio sì. Andrea... comunista, Esa, esatto. Come, come fate a saperlo? Eh, Anche... eh, guardi, abbiamo ormai esperienza su questi sovversivi, ah. Quindi non è solo, ce ne sono altri. Dobbiamo stare attenti, eh? Io lo guardo ah. e faccio questo, noi non lo abbiamo mai detto. Che ah. ce ne siano altri. Ma il, il notaio diceva che... No, non, non ha detto niente il notaio. Bravo, bravo. Ok, <ride> scusate. E, e mi raccomando, tenga molto in attenzione questi comunisti. -cer certamente, certamente, vo vostro servo e, qua e noi chi siamo quindi? Eh, voi siete F Federico e, e non metto più il nome del te il nome tetesco di Ignazio Ludovico Kaufmann. E, Kaufman. e Lu Ludovico, er Ludovico, bravo. ecco ehm, un'ultima cosa prima di lasciarci, padre. Vede. Oggi è mercoledì, giusto? S sì? Ecco, noi in serata faremo un mercato. Voi invitate Dirente. le persone a venire <ride> al mercato. Oh, ok, non, non, non mancherò. Se è per l'Inquisizione, sicuramente. Ecco. Eh, vi ringrazio, vi ringraziamo, anzi. E eh, padre, se abbiamo finito. Abbiamo finito. Ok, eh, Tibo, segui, segui l'Excubitores e, e niente. Esce dalla chiesa do, dopo, che, dopo che è finita la prima funzione. Quindi, quando vi, vi separate, e, va alla Domus Populi, eh, vedi che ne esce con eh, in, in, alla cintura una, una pistola e va a fare la guardia alla, alla porta quella di, di nord ovest che è sempre la stessa, quella famosa porta da cui sarebbe uscita la carrozza vi aveva detto la porta, non mi ricordo più se vi aveva detto la porta era quella che dava verso Firenze, sì. però non so se è quella di nord ovest Ok. Sì, e, sì. vabbè guarda, io faccio così, mi metto abbastanza vicino alla porta per poterlo osservare e se c'è tipo una panchina, un albero, qualcosa del genere, mi metto lì, faccio finta di sfogliare un libro e osservo quello che fa. Se vedo che fa qualcosa di particolare, se qualcuno gli va a parlare, se, se semplicemente fa il suo lavoro e aspetto. Ma si siede, si siede a una, una sedia, una sedia con un tavolo che sta sotto un albero lì nel, nell'angolo della porta e... e vedi che tira fuori un pezzettino di legno e comincia col coltello a, a scolpirlo riesco a vedere per caso che cos'è che cos'è cosa il coltello o la... quello che sta no, scolpendo cosa sta, scolpe... cosa sta scolpendo no, troppo... no non riesce a vederlo è, è, è lì okay. al bordo del tavolino cioè vedi che sta, sta incidendo e sta, sta, sta facendo giù trucioli con il coltello se dopo coltello. più o meno perché io immagino che ci siamo dati un appuntamento col notaio se dopo più o meno un'oretta più o meno non è ancora successo nulla Um, vado. Cerco di avvicinarmi il più possibile per cercare di vedere cosa sta intagliando. Ok, uh, fammi un test di furtività. Mm, intrufolarsi direi. sì. Non frutil... okay. sì, sì, sì. Uh, uh, successo. Ti avvicini. E, e vedi che sta, sta intagliando una, una specie di bastone da passeggio. Vedi che sta, sta scolpendo probabilmente un, una faccia. Intanto sta facendo la punta dall'altra parte. Ok, mi sembra, diciamo. Mm. Mi ricorda per caso una delle maschere che avevo visto a Ravenna l'anno scorso? Potrebbe assomigliare a un volto di quel tipo? No, no. Oh. No. No. Ok, va bene. Allora, come me ne sono andato, torno verso, torno verso la chiesa per, per ricongiungermi con gli altri. Ok. Voi, a tecla tu, vedi, vedi Tibo che torna dalla sua prelustrazione e nel suo momento escono padre Lorenzo e, e Ignazio dal, dal, dalla sagrestia. E quindi vi ritrovate eh, sul sagrato della chiesa. Faccio una domanda. Io, ovviamente, non notato niente di. No, no, sì, non ho tratto niente perché, perché non niente di che sì, sì, sì. non è successo niente. La gente è uscita dalla chiesa, è andata al lavoro. Eh, I ragazzini sono corsi giù a, da, a pascolare le pecore. La gente è andata nei campi a lavorare. Le, le donne probabilmente sono andate a casa a cucinare o comunque a lavorare a conciare le pelli anche magari, comunque ognuno ha dato il proprio compito, il proprio lavoro e il, okay. il, il conte e la contessina eh, sono tornati a casa invece a cavallo bene quindi ci troviamo tutti lì beh direi che um, l'excubitores e mi riguardo tibo niente di che è andato a lavorare direttamente dopo essere stato alla domus popoli e la cosa più strana che ha fatto è stata intagliarsi un bastone da passeggio mm. Io non ho, non, ho non ho avuto fortuna. Noi forse sì. Eh, Ignazio, partiamo dal medico. Cosa ne dici? Mm, sì, potrebbe si, essere... Si, si intrattiene con visitatori. Quindi potrebbe sapere qualcosa. Potremmo parlare col medico oppure parlare con questo ausilio. Questi visitatori dovranno pur passare da qualche parte. E... Inoltre, guardo tutti. Purtroppo, anche qui abbiamo un comunista. Se si muovono gli occhi. Dico: Spero che nessuno di noi voglia andarci a parlare dopo l'ultima volta, perlomeno non finché la missione è in corso. Spero Sono... che nessuno di noi, più che altro, lo giustizi sulla pubblica piazza. Sono... Quando dici comunista, si guarda intorno con sospetto. Sono tutti dei senza Dio, vedete, in questo caso i senza Dio potrebbero fare al caso nostro, forse potrebbe essere più disposto a... e più attento ad alcuni dettagli che magari uomini e donne giustamente timorati di Dio non colgono o potrebbero semplicemente non volerci dire. Secondo me vale comunque la pena andarci a fare una chiacchierata. Oggi faremo chiacchierate un po' con tutti. Forse il medico padre... Forse il medico lo terrei come... La portata principale, se capite quel cosa intendo. Il problema, no, che, con, il problema è. con i comunisti, come abbiamo già visto, è che sono... Non sono facilmente, cioè sono delle mine vaganti. Diciamo, sì, non, beh, è... No, non è detto che siano tutti gli scultori completamente pazzi, eh. e sia, sì, uh... andiamo allora a parlare un attimo a questo vecchio comunista, potremmo anche dividerci se preferite. Mm. Eh, no, perché adesso metteremo tutto agli atti, quindi ho bisogno che io che... E... Perché per dividerci io consiglierei ovviamente ognuno una scorta. Mm -hmm. Però per mettere tutti agli, tutto agli atti ho bisogno del notaio se sempre al mio fianco, ovviamente. Quindi ci dobbiamo muovere tutti insieme? Secondo me sì, questa La... volta voglio fare un lavoro pulito. Abbiamo comunque una scusa, se questa sera vorremmo organizzare dopo i Vesperi un piccolo mercato, abbiamo comunque la scusa di passare di casa in casa ad informare la popolazione. Perciò. Molto bene, quindi andate da Modesto? Partiamo dal comunista. Ma facciamo tutto un oh. giro in verità, bussiamo, sì, sì, ah sì. salve, stasera di grande mercato. E eh, vabbè, le, le donne sono ben liete di questa, di questa novella, gli, gli uomini molto probabilmente sono al lavoro in questo momento. Vuoi eh, tu, tira, di tuo marito, noi eh, ti pelli coltelli, coltelli e si vuoi a ombrelli, ripara ombrelli, eccetera, eccetera, ricucina eccetera. a gas, cucina e... a gas. Allora, eh, se volete andare da Modesto eh, sì. sta, beh, sta a casa sua. Okay. Mentre invece se volete andare da, a trovare il maestro, il, il, pardon, il, il medico, che è anche il maestro e quindi è, è, in, è a scuola. Eh no, evi evi no, no. eviterei vi di, Partiamo di, allora, dal, dal vecchio eh. comunista. Quindi i, i ragazzi più giovani sono, sono dentro nelle, in classe con lui fondamentalmente. Ah, eh, sì, durante sì. la mattinata almeno. Una volta sì. tanto che c'è una scuola esatto, Non, non andate <ride> a incendiare le scuole per piacere. Cioè. Mi mancherebbe però la, la scuola. Esatto. Potrei concludere la carriera con la la delle figurine. Cioè... Cielo cielo <ride> manca, cielo cielo manca. <ride> Ok, arrivate davanti alla porta di, di Modesto e bussate. E... Ah, prima di bussare chiedo, ma ovviamente non siamo mercanti, giusto Ignazio? Certo. Toc toc. Avanti. Apro la porta. Uh, di buono? Avanti, detto. Ah, eh, Salve, Salve, noi. Ehm... È aperta, potete eh, anche aprirla. Eh, entriamo, sono, già, sono già dentro. Ah, allora venite di qui, sono in cucina. Eh, Andiamo in cucina. Di in cucina e gli, gli, gli insomma gli semplicemente gli, gli dico tutto, tutta la solita manfrina che ho già ripetuto 50 volte del mercato, il contromercato e perché qui e perché lì, cucina a gas, coltelli. E saremo molto contenti di averla con noi al mercato eccetera 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 allora l'uomo è un, un, un signore anziano con la barba grigia ruffata e vi guarda al di sotto delle sue sopracciglia, belle folte e sta giocando a carte da solo sta facendo un solitario sul tavolo per quello no. non si è alzato e... grazie tutto qua Vedete che nella stanza eh, ci sono delle, dei quadri con delle, delle cornici con delle foto. E, son, son foto. No, sono foto della guerra. Eh, sono foto scattate <ride> quando probabilmente era, era un partigiano. c'è anche un quadretto con eh, dei ricami con eh, delle scritte. E... si legge? Si legge ecco. Sì, è il testo di Bandiera Rossa. Okay. Ah. <ride> ah, ma vedo, vedo che lei ha fatto, ha fatto la guerra, Pandiera rossa la trionfera. Ti, ti guardo, Ignazio. Bene, Zì? molto bene. Il tuo accento, però, giovanotto non mi piace. Eh? Da, eh... da che parte stavi? Lui, lui è svizzero in realtà, svizzero tedesco, quindi S neutralissimo. Yeah. Svizzero. <ride> Neutrale. Mm. E comunque, comunque se proprio devo dire, ahimè, per primo periodo io, grande dolore, però io imboscato, non voleva combattere per... per National Bene, non c'è nulla di male, comunque, eh. Non c'è nulla di male. Né da una parte né dall'altra. Abbiamo combattuto tutti quanti le guerre e adesso è finita. L'unica cosa che figlio. mi fa incazzare è andare a messa da quel fascista di padre Vinicio. Ah, Ma ci devo andare come tutti, e quindi mi ci trascinano. In che senso, fascista? <ride> eh, <No. un> fascista, <ride> sì, 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 caro <ride> mio, caro mio, sì, sì, sì. Non pensate eh. mica che sia un santo Vinicio, eh. Io lo conoscevo, ah, no? eh, io lo conoscevo nel 43, nel 44. Ne ha fatte di cotte di crude con i suoi amici. Quello lì, ah, eh, sì. nella, nella testa di Ignazio c'è una brutta scena nella neve dove c'è un tizio che spara a altezza d'uomo. <ride> nel, fr nel frattempo, <ride> ma c'è, ma è, è, ed era uno, non è sempre stato un prete? Quindi... No, lui e le sue amici lì, le camicie nere, sì, sì, cioè, sì, sono, sono entrati sì. in casa, ma hanno distrutto tutto maledetti bastardi e come mai, e co e cosa, come mai la, se la sono presa con lei perché era un partigiano ah per quello certo eh, capisco capisco mio padre è anche stato partigiano ah molto bene e adesso ci tocca andare in chiesa da quel fascista e mi tocca anche stare zitto è una vergogna davvero intanto avanti a fare il suo, il suo solitario è, da è da davvero una vergogna eh. Nessuno, nessuno ricorda più o non vuole ricordare quel brutto brutto tempo. Quanto, quanto loro trovato. Me eh, si mette praticamente il braccio oltre la spalla del tipo e si abbassa, la, si abbassa la manica della camicia. E mostra il, il tatuaggio col numero: Ah, ah cavolo mio. Tu ne hai passate peggio di me e allora. Eh. Già, per poco tempo. Eh. Però. Non è stato. Non è stato un bel vedere. E allora immagino che anche a te non piace andare da quel fascista. Ma purtroppo ci tocca stare zitti e tapparci il naso in questi tempi. Sì, 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 sì. sì. Ma. Um... Nel villaggio comunque siete, non c'è gross, grossi problemi nel senso eh, sono in tanti che pensano queste cose del, del prete. No, sono solo io, purtroppo. Non capiscono un cazzo, gli altri sono tutti quanti dei pecoroni. Ah, <coughs> sì, i cosiddetti fedeli. Sì, <ride> pensano che sia uno stinco di santo quello, ma io me lo ricordo nel 43, nel 44, cosa facevano lui e i suoi amici. Eh, maledetti squadra di sì. stiva davvero intanto che vengono devo combattere su per le colline dei boschi maledetti Ma spero che non si sì. lo perde un po' l'accento forse ripensare a quelle cose effettivamente lo... gli fa abbastanza del male non ne parla con piacere ha tirato fuori Ignazio Probabilmente per avvicinarsi un po' di più A questo individuo ma Probabilmente la cosa gli sta ballando Un po' troppo nella testa e non riesce troppo A controllarsi fa mm -hmm. e... Ma Ce ne, sono... Ce ne sono Questi amici Sono ancora qua Ancora Ancora sono a San Gustavo mm. Quel maestro, quel maestro non mi piace. A anche lui è un fascista? Mm, non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà, quelli della sua risma. Mm, capisco, certo. Potrebbero anche esserne altri, eh, ma io preferisco stare da solo. Non voglio avere niente a che fare. Noi, bravo, bravo. E, beh, allora direi che abbiamo finito. Mi raccomando, venga a trovarci questa sera se le può interessare. Certamente mm. potrei venire. Forse, Beh, e Ignazio esce, esce di corsa dalla stanza e dalla casa quando ha finito il vomita. mio solitario e vomita, cioè si sente proprio: si sente... il vostro amico non sta molto bene, e portate... eh no, purtroppo portate questo questo, bere un goccio. E ti dà una bottiglia di un liquido trasparente. Uh, Va bene. Quello fa resuscitare anche i morti. <ride> ma ma, I ma morti. Ce, ce, ne fa, ce ne fa omaggio? Sì, sì. Uh, grazie, molto gentile. Venga stasera, sarà ben ricompensato. Sì, 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 sì. Andate dal vostro amico. E, e te l'hai già corsa a reggergli la testa povero Ignazio eh. io passo di fianco a Ignazio stappo la bottiglia, l'annuso c'è una eh. puzza di grappa uh. di quelle proprio fetenti casalinghe che fanno allora, risuscitare i le... morti veramente come diabolicus mi ci, mi ci bagno le labbra l'assaggio eh, buona bevibile vieni. vieni, bevine un goccio forza andiamo dal medico eh, se ne butta giù mezza probabilmente <ride> e poi si accende una sigaretta e, e, prende, fuoco. Esatto. e prende fuoco esatto <ride> praticamente <ride> quando respiri buh, fa, fa la fiammella ecco <ride> una fiamma pilota è diventato ma... esatto esatto andiamo pure verso l'edificio, la casa del medico Notaio, sì eh allora, facciamo conto che è passata la mattinata, quindi potreste arrivare intanto che escono i ragazzi dalla, dalla, dalla scuola. Quindi i ragazzi stanno correndo a casa, è finita la scuola, e il sure maestro è lì sul, sul, sulla porta che sta, sta facendo uscire i ragazzi. Eh, dopo dopo, dopo, fare, dopo la, la parte di lezione di solito fa il medico, quindi va nel, nel, piccolo, nel piccolo ospedale che ci c'è attaccato alla chiesa. Okay. Cioè, ha un po' tutto questo paese, c'è cioè, la scuolettina, eh, c'è il suo ospedale, so. sì, sì, su, eh, sono 12 case, ma c'è tutto praticamente, un micro E quindi mm. è lì, è lì sulla porta. Eh, signor, eh, signor Massimo? Sì? Ah, Salve. voi siete i, i, i mercanti, eh? Sì, esatto, esatto. Siamo, siamo noi, siamo venuti a, a salutarla, stiamo stiamo facendo pubblicità al mercato stasera faremo venderemo un po' di nostra roba bene, molto bene e siamo interessati anche alle, alle vicende Se, vari tutti e questi... quattro siete vero? sì sì perché ci presentiamo proprio la, io sono la questo e io sono quell'altro okay. Ignazio è un, fuori, è un po' fuori di brocca, non sembra molto presente <ride> Con la, con la bottiglia in mano magari nascosta, mm. se, semi nascosta sì più che altro magari ce l'ha in tasca ma ci tiene la mano sopra mm. e guarda da un'altra parte e si, si tira la sigaretta con una, una, una di, certa quale avidità di, di violenza okay. proprio eh, però beh, Massimo è, è più concentrato su padre su, su padre Lorenzo ovviamente visto che sta parlando con lui eh, bene molto bene siamo, eh, i ragazzi siamo... mi hanno raccontato un po' del, che, che siete arrivati in paese ho avuto poco tempo purtroppo in questo periodo no oh, no no non capisco posso sì, aiutarvi sì, in qualche sì. modo? ma siamo interessati un po' a tutte le vicende dei vari paesini che, che in cui viaggiamo anche per cultura personale ovviamente ah, ma siete degli, degli uomini di cultura molto. anche no, viaggiamo moltissimo e Adoriamo l'Italia e diciamo che ogni paesino ha la sua caratteristica. Si ricorda di quel posto Chieti? Caro, <ride> Kauf, mm. caro Kaufman. Mm. Sì, sì. Mamma mia, che avventure a Chieti. Vero, vero, grandissime. A Chieti siete stati? Eh, non sapevo neanche che fosse stata riconquistata a Chieti. Oh, eh. sì, sì, noi ci siamo. L'hanno liberata quindi sì certo no io lo so non lo so aspetta <ride> non lo so se lo sai non so neanche sì. se veramente è stato no Chieti, però sì, voi sì sì è stata ma oddio quando siamo passati noi non era ancora libera c'era un presidio di cacciatori di morti sì sì la, la banda di uh, e guardo te -Boh. come si chiamava ah, quella di King sì sì quella di King il buon King il buon King tra l'altro il, il loro uomo una ricetta fantastica. Ah, ah so. sì, quella con la limonata calda, no? Bravo, bravo, esatto, e le banane flambé. <ride> le, ba le banane. No, <ride> ma dai, non prendere in giro il medico. Com'è che si chiama? da Balestra si chiama l'altro no? personaggio adesso? Da sì, sì. cioè, Balestra, non prendere in giro il medico, non le banane flambé, dai che <ride> <ride> se la dire. <ride> le, ba le banale non, non, non penso si riescano a trovare ancora qui dalle no, nostre parti guardi eh, eh, ma guardi tutto. King, King avevano, avevano tutto eh, avevano tutto lì avevano ah, tutto ah, trovavano bu tutto Buon pomeriggio, sì, grandi affari certo. adesso se, se volete scusarmi però dovrei dovrei andare all'ospedale che ci sono un paio di persone che dovrei visitare Oh, ma c'è gente malata? Ah, solo, solo un'influenza stagionale, sì. Ah, nulla di grave. Quindi... No, no, niente di grave, ma è un po' che non, eh, che non ci sono casi gravi oramai a, a San Gustavo. Ah, e per, per mia curiosità: morti, attacchi di morti ne avete avuti? Beh. No, attacchi di morti anche quelli. Penso che siano oramai. Ma attacchi di morti in paese non ne abbiamo mai avuti. Ogni tanto gli oscubitori sfanno a pezzi qualche cadavere ambulante che si avvicina alla, alle mura Quindi cittadine, mura. però sì. Quindi nessuna, nessuna ferita grave da esseri misteriosi. Ma allora, se devo essere onesto, adesso sì, che mi ci fate sia. pensare. Lo sia, lo sia. sì, sì, sì sono, sono onesto con voi, non c'è nessun problema si eh, no. è, è strinito cioè, cioè, io sì. mi immagino, immagino padre Lorenzo che per un attimo prende ancora il ruolo dell'inquisitore si avvicina fa si sì, lo sia lo sia <ride> no? cambia faccia si sì, sì, deve essere onesto <ride> si timorisce un po' dice, ah, ok eh, ho, ho, ho riscontrato delle, delle stranezze su tre bambini del paese eh, oh, boh. sì, sì, sui fratelli Ralli eh, Beppe Gianni e mm, Beppe Gianni. Beppe e Gianni hanno il figlio degli stittini Silvio. E ferite strane erano. Eh, era come se fossero dei tagli. Mm. Nel caso di, di Silvio. Anche una strana anemia temporanea. È stata. L'ultima volta non tanto tempo fa in realtà. Ma si ricorda quando più o meno. Eh? Eh, è successo mesi 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 fa e poi mi è successo ancora qualche tempo fa questa eh. cosa e si ripete se, se non fosse che il piccolo dice che non ricorda neppure dove e come si è ferito eh, mm. e neanche di aver perso sangue eh, direi che ha mostrato dei sintomi di un'emorragia ma senza, senza sangue voi sapete o almeno ve lo dico io mm. gli altri due Beppe e, e Gianni anche loro hanno avuto delle ferite simili eh, ma non sono mai stati male come, come il piccolo e il padre non li segue molto e non ha soldi forse sono stati male e non me li hanno mai portati non lo so non lo so veramente comunque tutti e tre i bambini mm. sono sempre giù a Villa Bonocore eh, con le pecore se volete sì, 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 conoscerli eh, no. e... ho pensato anche a una malattia degli animali eh, ma non ci capisco poco di veterinaria, eh, quindi boh. Sono veramente un po', questa è l'unica cosa strana che è successa in paese. Curioso, effettivamente. Mm. Beh, d'accordo. Grazie, grazie mille della chiacchierata. E la cosa strana è che i bambini erano stupefatti anche di queste ferite, cioè sembravano non ricordarsi niente, come se le fossero fatti. Bah, vabbè. Vi lascio, vi lascio andare e vado a visitare i miei due pazienti bene, sì sì grazie grazie buona giornata a lei arrivedervi, arrivedervi dottore e se ne va allora. mm, 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 mm. noi sappiamo dove abita questo medico Ce l'aveva detto il prete, sì. Eh, sì, niente, sì, sì, se un po' È sì, difficile sì. capirlo. No? Sì, 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 voglio dire, su so, 10 so, so, so case, sì, sì. Um, allora mi avvicino un po' a loro abbassando un po' la voce. E... Ma visto che padre Remo ci ha parlato di libri strani in casa sua, è ti boh, potresti andare a dargli un'occhiata. Mm. <sighs> mm. Beh sì, finché è in ospedale. Ignazio? Io... Per Tutto bene, Ina Ignazio? Mm, non proprio, ma forse sarebbe il caso di ricorrere a un metodo un po' più duro. Attenzione. Un metodo medico. Guardi, lei mi stupisce, sembra quasi me. No, no, padre. Non... Prima non però Non mi di... permetterei mai. Potremmo andare allora a risalutarlo per così dire, questa sera, ecco. Eh... O meglio, più tardi quando finirà il suo lavoro in chiesa. Cioè, in... Magari, magari, magari dopo il mercato. O dopo il mercato. Sarà l'ora di cena, sicuramente. Questa cosa. Potremo... Però... Vai, vai. Potremmo offrirgli una cena, magari preparata da, dalla nostra Giovanna. E dove lo facciamo mangiare a casa sua? Ah, sì, gli portiamo che... la cena a casa. Ah, e sì, la portere... sì. la potremmo portare. E abbiamo, anche... abbiamo anche con noi degli antibiotici. Li avevo presi con la scorta delle provviste. Potrebbero essergli utili. Generalmente e... non vengono venduti, ma beh, abbiamo già contrabbandato proiettili. Non vedo perché non contrabbandare medicine. Ma state suggerendo quindi una cena in stile, Santelia, e più, più, che sta, più che altro in stile Santeria, cioè col morto mm. alla fine. Ah, questo almeno passa nella testa del notaio, però non è che ve lo comunica. Eh, morto, no, allora Ma eh, eh, pe, per massima. <ride> Vi fidate di questo medico o volete veramente che io e tecla ci intrufoliamo in casa sua per capire se possa essere un uomo pericoloso? No, io direi che se andiamo stasera ci saranno tanti modi per farci dire cose di casa sua. Beh, e bisogna comunque... vedere se accetta, comunque, insomma, sembrava abbastanza distante questo dottore. Ma penso che l'idea del notaio fosse di non lasciargli molta scelta. Esatto, in qualche modo entreremo. Andiamo lì con la pentola in mano Insomma è... Sì, è esatto. esatto. <ride> Ma volete, volete mantenere comunque la nostra Attuale identità eh, Per il, il momento Per il momento una volta dentro Poi ovviamente no perché Avrà uno sì. scarpettino Si, sì, ah, è veramente... chiuderlo Sì lo leghiamo <ride> a, a mali estremi Estremi rimedi Ebbene in effetti, per ora quella... ancora non abbiamo, non abbiamo questa... fatto male a nessuno, <ride> però, questa cosa dei bambini che sono stati feriti e che lavorano sempre vicino alla casa del conte. Mm -mm -mm. Poi non solo, non è, se... non è per dare credito uh, a quello che diceva il ma tagli. Anemie temporanee, mm. se non è veramente un vampiro, è qualcuno che vuole che ci assomigli. Bene, vedete, hai detto la parola giusta. Elvira. Andiamo vedete, a trovarla quei, quelle persone a cui si riferiva il comunista del, del paese. Non solo hanno venduto tante persone come me ad una fine orribile, ma tra loro c'erano anche alcuni medici che praticavano in modo creativo la medicina. Mi, vengono, mi viene in mente almeno un nome. Ignazio non è detto che lui sia di questi. Beh, in e effetti non... Snob che, che, che interesse aveva... Parlarcene cioè se fosse stato. Ma non ti preoccupare, stasera scopriremo un po' di cose in più. Non ti preoccupare, mio caro Ignazio. Eh, vedo che siete molto fiduciosi, cerchiamo di tenermi. Che... cioè, dicevi cioè, notario Anch'io ho sentito che in Germania c'erano medici che facevano ricerche molto strane, specialmente quando poi. Il, il quarto Reich ha invaso la, di nuovo la Francia, però non ho mai sentito di queste voci in Italia e da quello che so è più facile che il Conte fosse schierato più apertamente con i fascisti rispetto a un comune medico. Eh. E questo mi porta a posizioni molto più prossime a quelle della nostra conversa, ma lascerei cadere l'argomento e andiamo da Elvira. Va bene. Andiamo da Elvira. <coughs> Trovate Elvira al suo emporio. Eh, al suo emporio. Quindi è dietro il bancone che sta, sta, sta mettendo a posto dei, dei barattoli di latta eh, dietro le scaffalature. Non vi sente buongiorno. quando entrate? Il campanello suona e entrate dentro il suo negozio. I vetri sono buongiorno. polverosi e un po' uguali. Buongiorno, signora. Ah, buongiorno. Benvenuti. Grazie. E, senta, le volevo chiedere: mi hanno detto in città che lei fa anche degli intrugli con le erbe per curare le persone, o sbaglio? O oh, intrugli, intrugli. Sono, sono ricette popolari. Sono, sono cose certo. che, che la mia guardi. nonna ha insegnato alla mia mamma e la mia mamma ha insegnato a me. Bene, guardi il mio il povero amico mio, um, Er Ludovico. Mm. È da stamattina che sta <coughs> male. Mm. Già, non è che avrebbe qualcosa da, da dargli, Ah, sicuramente. Sicuramente. Aspettate un attimo, arrivo subito. Si, 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 si inchina un attimino, apre un'anta un, un eh, sotto il bancone, sentite che eh, sposta alcuni barattoli di vetro perché cozzano tra di loro: E, senti, ding, 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 ding. e, e dopo pochi secondi eh, risale e appoggia sul tavolo un, un vasetto, un vasetto proprio da tipo da sottaceti. Chiuso con una garza per, per sigillarlo lo, lo apre. Non usa. Ah. Due cucchiaini al giorno E sarà un uomo nuovo Hai visto Ludovico? I tuoi problemi di salute sono risolti uh, sì, sì, sì Molto male <coughs> Ha un profumo allora, io... Ha un profumo di timo Timo e rosmarino potrebbe okay. essere Ok Con probabilmente e... qualche alcolatura Molto alcolica perché proprio Il, il, il profumo si apre Quando, quando apre il vasetto io lo annuso e, e guardo il vira e, È buono, è se, Secondo me no, il nostro amico anche... Starebbe, tanto, starebbe tanto, bene mischiato con la grappa. <ride> anche tanto, tanto bisogno di, di farsi una bella dormita. Hai e... qualcosa, qualcosa per... Per dormire, eh, esatto. per dormire dovrei avere della camomilla qua da qualche sì, parte apri, apri, apri un barattolo di latta e, sì sì ho ma, qualche pugno di camomilla ancora se vuole ma qualcosa di un po' più, di un po più forte non ce l'ha? Eh, eh. vede, vede io eh, brutti ricordi di guerra eh, no, mi spiace, non, eh, non, non c'è niente di, di, di più forte. Dovete parlare con, con il signor Maestro, quello là che, che, che gestisce la misericordia. Eh, io ah, non, non ho medicine. Allora, magari andremo poi a chiedere a lui. Eh, ma una curiosità. Nei nostri lunghi viaggi abbiamo trovato che alcune donne, come voi, ma anche molti uomini, che <ride> usavano quest'arte tramandata da, da generazioni di, da, diciamo, erborista, fossero un po' malviste in alcuni paesi. È successo <ride> anche a lei? Ma no, ma, ma cosa dite? Queste sono solamente ricette di... Di mia mamma, e di mia nonna, so, sono cose che a volte funzionano, a volte fa miracoli, eh. miracoli per Ma modo fa, di dire. Fanno miracoli? Per modo di dire, miracoli a volte ah. funzionano meglio, a volte peggio, eh, come la camomilla, insomma. Mm, certo, Su via. Certo. Bisogna ah, pure arrangiarsi devi... eh, anche per vendere qualcosa, per tirare a campare di questi giorni. Ah certo, capisco, capisco. Bene. Ehm... Grazie, grazie mille. Allora, della... prego. del prego. Mi raccomando, se avete. No, lo volete, allora, questo vasetto per il vostro amico che non ha una bella cera. Sì, sì, quanto, quanto, quanto vuole. Ah, facciamo due fiorini. E rimette il tappo, carissimo, <ride> Eh... vada per uno vada per uno perché il vostro amico mi è simpatico eh, va bene un fiorino ecco grazie. lei e gli allungo un fiorino sul, sul bancone grazie e si rigira e comincia a mettere a posto quello che stava facendo prima che arrivaste usciamo fuori e... Eh. Oh, ragazzi, ma sarà il caso di fare la spesa questa sera? Da mm. mangiare? Eh, si, mm, ah, eh, sì, vero? Cuoca, occupatene tu, eh? Sì, te, eh, da balestra, fai la ricetta di King, che ne mm. abbiamo parlato giusto prima, ba banane e ah. eh, Al massimo, qui possiamo fare il miglio, flambè. Mi eh, sa, però, sì. vabbè, delle arance flambè qualcosa flambé possiamo fare di sicuro sì. i cargo ah beh sì anche <ride> le cose flambé possiamo fare san gustavo allora Cosa... vedo, vedo. torno sì, dentro sì. a fare la spesa dai. ok ok ehm... No, io, allora no, in realtà l'alimentario è un altro, questo è un emporio, quindi ah. ha dentro, questo c'è dentro le zappe, le cose, un po' di tutto, i chiodi, eh, l'alimentario è un altro edificio, l'alimentario è il 7. È il 7, mentre invece l'emporio è il... Adesso non mi più, però un altro. L'alimentario è un altro. È gestito da Gioele l'alimentario. Comunque, vabbè, se tagliamo corto, entri, c'è cioè Gioele, il vecchio Gioele, che mm. ti serve quello che vuoi nel limite possibile di quello che puoi trovare a San Gustavo. Gamberetti, okay. <ride> <ride> e bene, va bene. Comunque, prendo tutto il necessario che possa servire per fare una cena. Anzi, ti dirò, fa, di, di, fa, fa pure il pane fresco tutti i giorni questo, quindi c'è anche oh, il forno. Oh, che bellezza. Esatto. Ma Mi viene inondata anche del profumo del pane fresco quando apri la porta del, dell'alimentare. Prendo anche quello che serve poi per trasportarlo, per fare questa sorpresa al medico, no? Ok. Avremo bisogno di... Non una... penso abbiamo pentole, oddio, ci sta anche qualcosa. Ma ah, e... Insomma, prende il necessario per fare questa improvvisata al nostro buon medico. Vabbè, vabbè le pentole potete... Nella Domus Populi dove dormite potrebbe sì, esserci... C'è sicuramente la, la, la cucinetta con la stufa economica potrebbe esserci, eh. Anzi, c'è allora... sicuramente con dei pentolini. Va bene. Sì, allora, a posto. Quindi cu Fatto cucinate. Sì, fe... sì. Prima di... ci manca... volevo ancora... Mm, Ignazio, se la, se la sente ancora di andare magari a fare una chiacchierata con uh, con il prete. Con il padre semplice mm. dopo quello che ha detto il, il vecchio il vecchio vecchio bo, uh, Brogi. Uh, non mi dispiacerebbe fare due chiacchiere con lui indossando l'anello, non so se mi spiego io non mi molli adesso notaio non mi molli adesso tra l'altro noi eh, sì va bene la scena ma si, fa anche, si deve fare anche il, mercato. Sì, sì, il sì. mercato facciamo il mercato pomeriggio tardi e eh beh sì, sì siamo, eh, e si fa beh, verso sì. 6 e mezza 7 e mezza mercato poi oh, sì. c'è Beh, Andiamo i vespri a parlare... sono alle 6, no? Eh, sì. dopo, i okay. dopo i vespri. Ok, quindi mercato dopo i vespri. Verso Andiamo le a 7. parlare. Andiamo a parlare con questo padre semplice. Mm. E vi prego di mm, parlare voi. Sì, no, sì, sì, sì ovvio. Ignazio, non ti preoccupare, tu, tu scrivi e basta. Ecco. Padre Vinicio lo trovate, lo trovate in Canonica, di fianco alla Canonica c'è la sua casa, quindi se bussate vi apre, vi apre la porta. Pensavo stessi per dire, lo trovate in canotta. <ride> per anche, anche in canotta, è, è estate comunque, quindi vi, apre, <ride> no, vi no. apre la porta in canotta probabilmente, sì. Ben, benvenuti. Ben, grazie, grazie, molto gentile. Vorremmo, vorremmo parlare un po' con lei se, se ce lo concede, se ci concede qualche minuto. Certamente, entrate pure, accomodatevi. Grazie. E, ve l'avevo già descritto, è più me, ha più o meno 60 anni, magro, con, ehm, con degli occhiali abbastanza spessi e un po' di capelli bianchi sparuti in testa. Insomma, non particolarmente pericoloso come, come facciata almeno. Mi va a sedere in, in, in sala da lui, ha una sala abbastanza ben... Ehm, Ben addobbata, quindi con una, una vetrinetta con dentro delle, delle, cera, delle porcellane, eh, niente di grande valore, però insomma, una, una salettina ben messa. diciamo Mi fa sedere, si, eh, si, si rimette addosso la, la tunica e dice: Scusate, stavo, stavo un attimino lavorando nel, nell'orto dietro casa. Si rimette la tunica e si siede davanti a voi. Ci mancherebbe ora oh, right, e lavora. Eh sì, sì. Che sì, padre sì. Lorenzo lo sa bene. <ride> Soprattutto lavora. Soprattutto lavora. E... e... Niente, ditemi pure, come posso e... aiutarvi? Ci può aiutare raccontandoci un po' di cose. E io guardo Igna Ignazio in, in cerca di un'approvazione per effettivamente iniziare le cose Ignazio è un... in maniera... Ignazio è un po' stralunato, cioè, lo vedi che è proprio abbastanza sì. fuori, cioè come se, non, come se non fosse effettivamente presente. Quando richiami la sua attenzione, c'è un, un, un momento di, di sobbalzo. Prende fuori cioè mh, reagisce in maniera molto scattosa in verità. Non fa altro che prendere le, prendere le carte e batterle sul tavolo, ma, ma violentemente con una certa violenza, proprio, cioè boom proprio gliele spinge, gliele spinge sotto, sotto il naso e, co cosa sono queste calmo? carte? stai calmo Ignazio allora io devo, devo dire che le ho mentito io non sono Francesco Malavoglia ok quindi lei è? mi infilo <ride> l'anello <ride> in modo che lei lo, lo veda bene mi infilo oh. l'anello, faccio. Sono padre Lorenzo de Medici, inquisitore della Santa Chiesa. Ah, un. Uh, be bene, un, uh, un, un campione della fede qui, qui, qui da noi. Co qual buon vento vi porta? Come. Cattivo vento, come padre. Cattivo vento. Cattivo vento? Cattissimo. Cattissimo. Perché cattivo vento? A San Gustavo? Stiamo indagando. Okay, su tempo, che fa cosa? Una, tempo fa una carrozza partita da, da Firenze è giunta quasi sicuramente in questo villaggio. Carrozze, non mi una risultano carrozze nera. nere, no, tantomeno nere. Cioè, il Conte è l'unico che, che ha dei cavalli. Il Conte è l'unico che ha dei cavalli e ha una carrozza, eh. giusto? un carretto più che la carrozza direi non è la vera carrozza è un, un carrettino con cui trasporta ogni tanto delle verdure e noi stiamo indagando su questa carrozza è passata sicuramente di qua perché testimoni l'hanno vista e l'hanno segnalata eh, ogni tanto passano dei cavalli e delle carrozze qua in paese sì, passano certo, e vanno ma questa era particolarmente di interesse per l'inquisizione eh, co come com era? Eh, co come era? era nera nera eh, era, nera. era eh, una carrozza funebre era un cocchio funebre ecco. Vero, funebre giusto, era un no funebre. No, me ne, sarei, me ne sarei sicuramente ricordato, non, non ho mai sentito nessuno accennarne, onestamente. Vedete, padre, non, quelle mentire. cose non si usano più da, da prima del giorno del giudizio oramai, quindi... Eh, non so, è questa la cosa strana. E lei sa che mentire all'Inquisizione è come mentire a Dio in persona? Certamente, certamente. Certamente. E, e inoltre, vedete, padre, quando ci arrivano incarichi di questo tipo... Non si tratta più solamente dell'oggetto che ci è stato indicato, ma l'indagine si estende a tutto ciò che circonda quell'oggetto e quindi anche voi siete attualmente in esame. Ah, ma non, non ho niente da nascondere, io né ne, i miei parrocchiani. E allora ci parli del medico? Chiede, il signor maestro. Il signor Maestro è una, una brava persona che insegna nella scuola per i ragazzini e, e, ed è anche medico, quindi si prende cura anche degli ammalati nella misericordia. Padre, padre Lorenzo, eh, ci hanno raccontato, se non erro, di uno strano morbo. Sì, il, il medico ci ha parlato del, di questo strano incidente avvenuto a tre Ragazzini, se non erro, ferite da taglio e, e poi non ricordavano assolutamente nulla del come se le erano procurate e, e queste cose qua. Lei ne era a conoscenza? No, no non l'ho mai sentito. Ma do dovete parlarne subito con, con il, dottor, il dottor Laudato perché sicuramente lui ne sa qualcosa. Avete già e, parlato eh, infatti... con lui. È lui che ci ha detto di, questi, di queste... Ah, bene, bene, bene. No, 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 non ne sapevo niente, no, non ne sapevo niente. E la cosa è molto strana, effettivamente, che in un villaggio così piccolo non si sappiano queste cose. Anche una persona, anche un'altra persona ha lamentato delle amnesie, esattamente come questi infanti. Non ah, siete sì? a conoscenza? No. Chi è che ha avuto delle amnesie, anche? Mm. Vedo che c'è scarso controllo sulla popolazione. Io sono qui per per supportare le loro anime verso la verso insomma. Mi dica una cosa, è vero ciò che si dice di lei? Co cosa si dice di me? Che tempo fa lei non era un prete? Eh, ness nessuno di noi è nato prete, se, se mi permette. Ah no? No, non, non mi pare. Io, io no almeno. Io sono nato con la vocazione. Ah, io, sì, certamente la vocazione, certamente la vocazione sì, era, era forte in me sin dal principio, ah. però... No, Cosa faceva lei prima? C'è stato un periodo in cui coltivavo la terra. Coltivava? Lei era un contadino? Sì. Anche durante il precedente regime? Eh, sì, sì oh, vi hanno detto che ho militato, sì, sì, eh, erano altri tempi, va bene? Erano altri tempi e c'erano... Era, un, era dei, nel partito, era sì. una camicia nera quindi. Eh, erano altri tempi e c'erano dei nemici sul suolo italico, così come ce ne sono oggi. Mm -hmm. e se ci pensate bene, sono gli stessi alla fine, non ma non ho mai commesso un solo atto immorale che sia contrario a quello che la, la nostra Chiesa insegna oggi. Sicuro. Sono cose passate e, e io ho perdonato il male che, come un veleno, è stato portato qui eh, tanti anni fa e ora è tutto dimenticato. È tutto dimenticato. E, e grazie a Dio la guerra è finita il passato deve rimanere passato. Ai ai ai. Mm, va bene, e... c è, c è, c è, c è il notaio sta stringendo la penna che ormai è diventata una famosa mm. banana. Le, le nocche, le nocche che... livide puntate sul tavolo, immagino. <ride> Ci sono altri membri che con lei erano diciamo squadre del, del regime in questo paese. Il, voi intendete? Avete sentito le, le storie sul signor maestro, immagino eh? e sì, anche lui anche lui in passato ha abbracciato il partito fascista, e anche lui ha lasciato. Le idee nel passato, lasciate quello che è successo nel passato per piacere. Non andiamo a rivangare un periodo in cui tutti quanti abbiamo commesso degli errori. E <ride> Ignazio gli prudono le mani. <ride> Bene, allora direi che cioè proprio eh, eh, quella sensazione di caldo umido che diventa prurito alle mani quando stringi troppo le mani quella è la sensazione e una, un sottofondo di arrotatura di denti i denti che dighirignano guardi eh, voi adesso... che conoscete Ignazio probabilmente ve ne accorgete magari padre Vinicio padre Vinicio no quindi voi, voi trave ne accorgete che Ignazio è molto teso. Anzi, probabilmente non l'avete mai visto così teso. Eh, no. Eh, grazie allora. E eh, voglio essere chiaro con lei. Se non dovrà assolutamente dire a nessuno le nostre identità. Sono stato chiaro? Certamente, certamente, eh, certamente. Anzi, se, se avete bisogno di qualsiasi cosa, sono al vostro servizio i registri medici i registri medici eh, dovete chiederli al, al, al dottor medico. sì, al dottor Laudato parleremo con lui questa sera allora anzi molto probabilmente grazie. si trovano nella nell'ospedale nell non penso li porti a casa ah, grazie mille grazie mille e mi alzo e appoggio una mano sulla spalla a Ignazio e gli faccio usciamo sì usciamo ok uscite e è pomeriggio oramai è pomeriggio quasi, quasi tardo oramai quindi la gente probabilmente sta cominciando a rientrare dal, dal lavoro nei campi e dimmi eh... e... Eh, si fa la messa e poi c'è il mercato esatto messa messa e mercato. mercato cosa volete fare al mercato giusto per capire v vendiamo la roba di Tecla il mercato ha, Vabbè, ha la sua funzione <ride> ah, ah, certo. sì, sì. no 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 eh, però poi il disavanzo sono per gli Agnazzi. Giusto per capire, il mercato ha una funzione narrativa o, è... o saltiamo? No. No, no, non, non ha nessuna funzione, no, funzione, no. funzione narrativa, ha solo una funzione pecuniaria. Ok, va bene. Allora, all allora, allora estrai cioè, so... un, arcano, un arcano maggiore per vedere come va il mercato, come va la vendita. Okay, ti do bene. un vantaggio perché siete girati casa per casa a fare pubblicità. Quindi avete fatto promozione, <ride> ti do un vantaggio, vai. Va abbiamo, abbiamo fatto marketing. <ride> esatto, hai fatto marketing porta a porta. Quindi. Oh, il bagatto è buono. Sì. Bacca bagatto è buono. Sì, successo rocambolesco, forse causale o strappato per un soffio. Vabbè, ah vendiamo un sacco di roba. Quindi, cioè, tipo, gliela, però, 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 in realtà, dato che è rocambolesco, in realtà gli, gli vendiamo fumo. Causale o rocambolesco? Secondo me è, no causale, potrebbe essere. C'è qualche sagra imminente per cui hanno bisogno di, di affilare tutti quanti i coltello? Quindi fate un sacco ah, di soldi, okay. tipo a rotino. <ride> che ah, non vendiamo merci, ma servizi. Esatto, servizi a, a peso d'oro, esatto. Ah, sì. Oh, è, così che, è così che rilanceremo l'Italia. Gira, gira, gira la voce: c'è cioè la sagra della salsiccia fiore fiorentina. Tra una settimana me l'avevi fa fatta diventare una rotina, <ride> Beh, alla fine, cos'è che facevi prima? Non era più o meno la stessa cosa, no? Non proprio, va bene. La figlia di fuori... maestri oltre di scarperia non è proprio essere a rottina. È, è diventata una dai <ride> <ride> però, però, eh, però hai visto che con, facendo la rotina si fanno più soldi. Eh, no? Ah, sì, sì, stasera diceva, beh, si è accorto. Ti sto domandando come mai? No? Fa, non ci ho mai pensato. Fate abbastanza dato. soldi. E quelli magari vi pagano anche in natura, quindi vi danno anche qualche, qualche gallina e eh, qualche sì. ortaggio. Ma, ma io mi aspe aspetto di tornare a Firenze con le pecore nel camion. <ride> ne è <ride> no, eh, quello no, che si fa all'impresa, quelle dopo no che sono del Conte. però. Quelle, quelle non si possono eh, toccare sì. che sono del conte. Tanto lì il conte flambé, non c'è cioè più. <ride> le pecore ce le portiamo. Vabbè, ma se sparisce una pecora. Dai, se è persa. può capitare Io prendo va... il mercato. Se possibile, mm -hmm. magari con tibò, vorrei andare a fare due domande. Ovviamente in, in borghese travestiti ad ausilio al, sì? all'excubitores. Tanto te la fila. Ignazio fa monitore con <ride> l'accento ah, tedesco. Eh, l'urlatore per vendere. Igatti Boy ci guardiamo in faccia e cazzo facciamo. Direi andiamo a fare due domande ad Beh, ausilio. Per ausilio ti dirò, ausilio è lì in fila anche lui per arrotare, Beh, ausilio, per per arrotare il suo coltello che, che si porta dietro da lavoro così insomma. Allora aspetto che lo abbia affilato e poi lo fermo prima che vada via. Ecco, una zona un po' in disparte comunque. Sì, sta, 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 se lo fa ruotare e poi dopo torna indietro. Intanto che torna che cammina, si sta guardando il filo, si passa il, il coltello sul pollice no, per vedere se, se taglia. Poi raccoglie, raccoglie un altro pezzettino di legno e vede se, se, se taglia bene. E sembra soddisfatto. Bra brava okay. tecla allora. Ah, si eh, signora, signor Auxilio? Sì. Voi siete agli sera. altri mercanti, eh? Sì, 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 noi siamo... Oh, com complimenti, 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 ci serviva proprio la rotina in paese, era un po' che, che non passava nessuno. Bene, sono contento che il lavoro che abbiamo fatto sia stato di... No, noi siamo... I migliori del Sanctum. Eh, The Best. <ride> Dovrebbe assaggiare le mie banane stambee. <ride> La nostra cuoca è poi formidabile. Aspetta che arriva la banana. Eh? Aspetta che arriva la banana, vai, Senta, noi, visto che l'abbiamo vista qua, vorremmo fare due chiacchiere con lei. Ci interessiamo molto a tutte le storie che si sentono nei vari villaggi che, che attraversiamo con il nostro lavoro. Siamo, diciamo che ci interessiamo molto alla storia. Dei, del sanctum dei piccoli villaggi ah, la sua. se vi interessate alla storia a, a san gustavo vi romperete proprio le palle perché non succede mai niente in questo paesino qua no non succede mai niente davvero no no ma eppure no. passiamo le giornate no. a, fare, a fare la ronda a guardare la porta e... ah, voi siete l'ultima cosa eccitante che è successa negli ultimi tre mesi quindi immaginate un po' che palle eh. Ah, e tre mesi pure. fa cosa è successo? Boh, un altro mercante come voi che è passato, che non so cosa vendeva. Ah. Ah. Quindi no, mi spiace, non sono la persona adatta per raccontarvi storielle. Forse dovete andare, boh, andate dal prete che vi racconta un sermone. Io che ne so. Vabbè, è strano, è... l'ultimo paese che abbiamo visitato... Una... Come si chiamava l'ultimo paese che abbiamo visitato? che ci dicevano a san gustavo eh, avevano cioè, di andare lì perché c'era da divertirsi e la, e <laughs> che detto, a che <ride> detto, a beh, divertirsi qui no io sa che avete proprio sbagliato ave posto ci avevano detto addirittura che c'erano c'erano i vampiri che avevano avvistato che avevano delle cose assurde proprio qua eppure eh, voi ci state dicendo che non è vero, è strano, i vampiri no, i vampiri a San Gustavo. No. no mi spiace. Eh, io non vedevo l'ora di vederne uno. È e, <ride> e, 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 e rofeo un coltello, molto, In maniera molto, molto abile. Non male. Posso quel coltello posso vederlo, si sì, devo sì, vedere mm. e se lo passa un po', guarda, guarda un po' la fattura. Ottimo, mi sembra di ottima fattura questo coltello. Quindi sapete anche creare coltelli, non solamente affilarli. Eh, certo, li vendiamo. Magari la prossima volta che passate, eh? eh la prossima volta che passate, magari. Eh, e quindi buona... nulla di, di diverti, di strano, allora. Io mi immagino lui in mezzo a voi, a voi tre, a voi quattro. Eh, è proprio circondato esatto, dire, es no, ma... esatto, tipo circondato. Lui che vuole andarsi, se no niente, niente di strano, <ride> perché? No? Ma scusi, ma abbiamo parlato come signor, eh, come si chiama il tuo personaggio, padre Lorenzo? In realtà adesso si chiama eh, Francesco Malavoglia Francesco Malavoglia, ma, ma signor Malavoglia, ma abbiamo parlato con quella signora l'altro giorno che ci ha detto che ci sono anche qua i vampiri, come si chiamava? Ah, ma la signora dell'Emporio intendi? Ah, eh, ma è gira, ma è gira. È eh. una vecchia rincoglionita. Sì, magari ha... se è bevuta qualche tisana di troppo, magari poi vede i vampiri. Sì. Lasciate, <ride> lasciate parlare, cioè, me, va, che sono ma, un uomo di mondo. Ma ovvio, certo. Eh. E invece il, il dottore, il maestro, ci ha raccontato che dei bambini sono stati feriti. Ah, sì? E chi ha ferito i bambini? Ma scusi mi scusi tanto un po' indispettito ma lei è un escubitore se non sa so queste cose ah, ma io sto di guardia alla porta i bambini corrono in giro giocano si saranno, saranno caduti S su un sasso si saranno tagliati e che succede mai beh, mi fate passare per piacere che devo andare a fare servizio ah si sì, fa, fa servizio stasera <coughs> Sì, si sì, fa servizio sì, sì. mi raccomando eh, non si addormenti no mai mai <ride> mai, proprio mai. <ride> buonanotte. Buonanotte, buonanotte. E se ne va fischiettando fischiettando per la sua strada. Hola. io Se lui è di servizio, stanotte gli farei una sorpresina anche a lui. Io farei un po' qualche... Oltre alla sorpresa al medio gli farei anche una sorpresa. Gli puoi portare una sorpresa andiamo <ride> a bere il caffè da lui. Dopo la la dal dielico andiamo a bere il caffè. <ride> c'è anche la grappa. Tipasto, primo secondo, ci sarà anche la grappa. È vero. Allora dai, se non, non l'ha finita. Ignazio. cala la notte, cala la notte. Eh, e I nostri, nostri anti-eroi escono per, la loro, per il loro giretto notturno per andare a portare doni in tutte le case del paese chiaramente ci andiamo col camion <ride> ovvio per fare, da, per fare dalla, dalla casa 9 alla casa 8 cioè tipo 2 <ride> <due> metri <ride> e che forza perché non vorrei mai non vorrei mai lascia, lasciare il camion lontano lasciate il camion davvero ogni volta che vi muovete per la strada dritta no <ride> no, no. Grazie, me lo so, se è vicino o no, sei lontano, sì si, quasi si sa che camion sono come l'aglio, i vampiri li tengono lontani. Vabbè, lasciamo perdere. <ride> e... Io no, prima di entrare, me... dove volete andare? Inizio, innanzitutto, direi dalla casa del dottore. Sì, ragazzi, siamo okay. da lui, ok come programmato. Fe... Guardo, lascio andare un attimo un po' avanti. Te Rimango un po' in disparte con Ignazio. Quindi faccio, Ignazio. Ah. Stai, stai meglio? Non ti ho visto molto bene, eh, padre. Eh, vedete, sono diversi anni che svolgo questo lavoro e purtroppo forse. forse comincio ad avere un'età, ma. cercherò di svolgerlo. A vostro beneficio, oltre che a mio, al meglio delle possibilità che ci sono concesse. Mi raccomando, non perdere la pazienza. Finito questo lavoro, ti assicuro che avrai un meritatissimo riposo. Addì, come dicono, come dicono spesso, addio piacendo, gi giusto? Addio piacendo, mi raccomando, Ignazio. E gli do una pacca molto affettuosa sulla, sulla spalla. E poi mi avvicino un attimo a Tibo mm -hmm. E gli, gli sussurro all'orecchio al tagli Tieni d'occhio <ride> Ignazio Hai i nervi un po' a fior di pelle Ma è per la presenza dei fascisti? È molto probabile Gli darò un'occhiata Siamo davanti alla casa del medico Toc toc Ah, Ci, stiamo presenta... Ci stiamo prendendo no, una padella. Aspetta un attimo. No, domanda: io che... voi volete arrivare con questo eh, con questo stufato? Fatto da <ride> no, no, proprio con le birrate, cioè proprio con una, <ride> però... con una cena <ride> in in, in scatola. È, è una roba una che ce... mangeremo tutti, giusto? Una cioè, cena luguidiana ne, è, ne è avvelenata né niente, no, no, no. Eh, no, no, okay. no. Eh, facciamo lo, lo addormentiamo con altri sistemi? Insomma, non, sì, solo non è detto okay. che dobbiamo addormentarlo. Non è nemmeno detto. È tranquillo. Tranquillo. No, no, magari sta... possiamo una... violentemente. Ecco. Quindi, tecla, tecla passa una, una buona oretta a preparare questa roba da asporto C'è l'abilità a cucinare? No, non c'è. poi la Sì, pici. mi sembra di sì. C'è cucinare? e ci sia. Andrea ha detto una cosa bellissima. Questo non è un take away, questo è un Teclaway. <ride> Top sarà il nome di questa, di questa puntata. Teclaway, teclaway. <ride> <Take away. ride> allora, allora estraimi, se... estraimi un arcano maggiore. Va no? la... vediamo come. Aspetta, la No, no, no. Calma, che... calma. calma. Tecla è un'ottima cuoca. Eh, C'è cioè, scritto nel background. ora Vabbè. Ti devo estrarre un arcano. Dai, vai, vai maggiore dai. Un vantaggio poi, proprio, poi poi Dai, un vantaggio. Va. È la, la, morte è è la, la morte, è la adesso è la, la morte, e moriamo anche noi. <ride> Domani, tutti con le coliche. Maggiore? Maggiore, maggiore. Ah, la forza. no, è buono Mettilo, mettilo sui quadrati che non si vede, se no. La forza, allora, la forza. Grazie a un impeto di risolutezza e coraggio. Riesci a ottenere il successo che cercavi. Vabbè, non so che coraggio puoi avere a fare la zuppa, magari c'è qualche <ride> coraggio. Ci vuole il coraggio per mettere il sale, per mettere, sai, esatto. per usare in bisogna usare in cucina. Una, una, una gran forza in questa zuppa, cioè. Va bene, e il profumo è anche abbastanza decente quando, quando bussate alla porta. Vi apre il, il suo maestro okay. con una vestaglia. E vi guarda tutti e tre, tutti e quattro. E guarda la pentola. E buongiorno. S sì, salve, visto che lei è stato così gentile con noi oggi abbiamo pensato di omaggiarla con un ottimo stufato fatto dalla nostra cuoca. Eh io ma è... ho, ho, ho già... Ignazio non parla, ma, ma en entra, cioè proprio sì. lo sposta e fa entrare anche Tecla. Io grazie ve lo... del, grazie dell'ospitalità. Veramente e tibo proprio, tibo tibo stavo già mangiando. Permesso <ride> lui, lui rimane sentiate? come un coglione <ride> da, davanti alla porta. Oh, stavo già mangiando io, be benvenuti, <ride> e chiude la porta alle sue spalle. Entrate dentro, dentro la casa e questo eh. è l'auto invito si chiama <ride> esatto. <ride> <ride> esatto. mm, vedo che, stava, che ha già cucinato qualcosa ma le assicuro che la nostra cuoca è insuperabile no no te la eh, prende e butta proprio sparecchia <ride> e butta via tutto <ride> e te la mette centro della tavola <ride> prende dei piatti nuovi apparecchia e poi fa prego eh, avevo <ride> fatto una zuppa io ma, beh, sicuramente la vostra è migliore ma va bene okay. ti boffa una cosa si, si mette da là immagino che ci sia un'unica entrata per questa stanza no? sì. chiude la porta e ci si appoggia sopra <ride> <Oddio>. <ride> un filo <filofioso. ride> allora in intanto vi dico che eh, in giro per questa stanza che è la sala da pranzo abbastanza piccola sala da pranzo cucina eh, vedete che però alle, alle pareti eh, ci sono alcuni quadretti con dentro delle spille eh, degli articoli di giornale delle trascrizioni dei discorsi del duce tutto quanto roba inerente al, al fascismo molto, molto inerente bene sì. bene bene è proprio un fascio quindi cioè. eh, esatto eh, c'è una porta di uscita eh, che porta a quella che probabilmente è una sala. Vedete una, una poltrona con delle, delle, delle librerie, con dei libri allineati. E vabbè, lui, dopo che Tibo si appoggia le, le spalle alla porta d'ingresso e tecla parecchia, diceva: eh, Ok, accomodatevi, come posso esservi utile? A, co a cosa devo. Questo in, invito, auto invito a cena e si siede. Allora, ma aspetta, eh, come si è rimasti d'accordo? Cioè, diciamo chi siamo o no? No. Ma perché se non diciamo chi no. siamo, cosa gli dici? Cosa facciamo? Non gli, so, non, ci, no, non gli spigliamo niente, non più di no, quello. Eh. Cioè... Non abbiamo possiamo anche torturarlo fin... abbiamo parlato fino adesso di, 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 di siamo gente di cultura, ci piacciono le storie cioè questo è il maestro sai, eh, ma, ma il gli abbiamo già parlato di... ma gliel'abbiamo già detta sta cosa, cosa no, allora lo scopo era iniziale questo, era... era di guardare le... che libri aveva perché ci avevamo parlato di libri strani eh mh. sì, altrimenti c'è una pentola sul tavolo, cioè io so cosa fare eh, esatto, e quindi si era detto Andiamo a cena da lui, e poi in qualche maniera e perquisiamo la casa. Vedere, mi sembrava che il almeno eh, poi io l'avevo capita così che lo scopo era co tr trovare qualcosa di anomalo in casa sua, quindi bisogna decidere. Eh. Allora, intanto quando ah, intanto vediamo... sì. eh, mangiamo eh, quando vediamo i libri. Eh, comunque Ignazio lo butta l'occhio, cioè cerca An di anche non guardare. un po' dall'occhiata cerca di non guardare quello che sicuramente lo renderebbe furioso è momento. in un'altra stanza però eh. fate fatica, non cioè riuscite a leggere i titoli sulle coste ah Ignazio si alza e va a cercare il bagno <ride> che tanto è fuori L lui lo sa che è fuori, non gliene frega niente va eh, lui si alza sì. un po', un po ah. indispettito e dice, All allora ma perché ma io vorrei in realtà chiederle un po' di cose. Ma il, vostro, il vostro compagno sta girando per casa mia, ma <ride> allora... No, eh, io cercavo bagno. Eh, eh, dottore, vi fuori, mi piace, fuori in corte. Mi piace la pasta fresca? La pasta fresca vi piace, dottore? <ride> sì, sì, mi piace. Ah, perfetto, guardi. Eh, se mi dà 5 minuti ne, prepara, ne stendo subito guarda un pochino e beh, mi metti a lavorare tira, in tira, tira fuori il mattarello immagino te esatto. che tira fuori un mattarello da un metro e mezzo e comincia a stendere la pasta da stordirlo no no. Da no no cosa fai sì, sì. no te, no ti prego sì però Miro allora gli do, cerco di dargli un colpo di sto cioè per stordirlo ovviamente non per, per frassargli il cranio No, ma aspetta, conoscendo te, no, no, no. io appena vedo il, il mattarello, capisco cosa vuole fare e che perché... tira fuori sfodera. Sto mattarello da, da no, sfogliere Emiliana Anche Tibo è sul chi vive, dice. Ma Ma tecla, ma sei sicura di voler stendere no. adesso la pasta? Allora, no. io, io guardo, io guardo tipo e gli dico fermala Ti prego, dai, no, mica a questo qua gli parliamo. No, non possiamo picchiarlo. Io non mi sono neanche fatto riconoscere. C'è una, le una legge, da seguire, signori. Tecla, ti voglio e eh beh eh, se uno un giorno butta la vecchia giù per le scale eh, <ride> poi succede che le persone prendono iniziativa capisci allora, e a volte questa cosa spugge di mano questa è bellissima questa cosa qua <ride> fammi, fammi un tiro <ride> su rissa se devi fare <ride> allora devi no. farmi un tiro su rissa eh, due tiri uno per uno per colpire e uno per mirare alla testa no miro al, co cioè al collo a stordirlo non, a non, non gli do una mattrellata nel capo gli do un colpo forte per stordirlo quindi okay. tra il collo Va bene. e la nuca Va bene. eh vabbè ma in testa, in sì, in testa. più o meno dai. vai no, proprio, proprio. Allora, tiro, tiro il primo vai Vai di rissa a cani minori molto bene io non li vedo ma... eh vabbè e <ride> quindi è fuori cos'è cos era? Resina allora, le metto, metto sul quadrato perché sennò non le vedo io. Un fallimento, ma fallimento ma eh... fai per calargli in testa il mattarello. <ride> <ride> eh... Ma riusciamo a fermarti. Ma riuscite Però... a fermarla, va bene, ok. Ma riuscite a fermarla, lui si gira di colpo. <gasps> ma colpisci, te la dico io qual è il ma ma dato che era nelle vicinanze colpisci Ignazio <ride> no, ma, no ma questo è, è, fa, è fallimento ma è una cosa positiva anzi facciamo è, è così una no, cosa positiva, oh, ti, no, facciamo, che, facciamo, così, eh, però, facciamo così mi aveva detto tipo fermala Cioè, io riesco a mettere una mano a prenderlo quasi al volo sto mattarello Faccia, facciamo che la, la cosa positiva è che non se ne accorge quindi te, tecla cala la mattarellata lui si sposta e voi saltate addosso a te che la bloccate. e Intanto lui sta guardando... Chi c'è davanti immagino? Padre Lorenzo. Sì. E qui oh, non, che si, non si accorge di niente. E, mi prende... stava cadendo il mattarello. Esatto, il mattarello da cade per terra. E fai... si gira. Fa... Da balestra fai più attenzione a dove metti quel mattarello. Che qualcuno potrebbe farsi male. Scusate, scusate. Eh, nel, frattempo, nel frattempo, Ignazio, essendoci stato questo qui pro quo, comunque un colpo d'occhio sui libri lo butta. Sì, sì, hai tempo, hai tempo perché comunque <ride> ti, no, non ti guarda, ti lascia andare. Allora, trovi diversi libri inerenti a, al, al fascismo o al misticismo, eh, tipo La dottrina del fascismo di Mussolini e Gentile, eh, un libro di Giordano Bruno. Uh -huh. eh, tre aspetti del problema ebraico, imperialismo pagano, la tradizione ermetica, insomma ci sono diversi libri tra, tra il misticismo nazista e il fascismo. Uh -huh. e okay. Sai bene che alcuni di questi sarebbero già sufficienti per incriminare un uomo di, di stregoneria. Sì, sono, sono già all'indice, insomma. Sì, sì, sì ma sì. infatti ci sarà da divertirsi in questo caso. <ride> sì. Ah, e, e quando li vede Ignazio conoscendo bene l'indice eccetera eccetera gli viene un, un naturale sorriso e se entri a, sorridendo io capirò ha denti stretti chiaramente però è un è abbastanza soddisfatto già solo per quello che ha visto e okay. quindi si, si, si rimette a tavola okay. e fa ah scusi <ride> ho sbagliato strada e guardi... effettivamente esce, va a pisciare. Ok, guardi, dottore. Ho visto, ho notato che ci sono delle immagini, diciamo un po' borderline. Potremmo dire in questa casa. Cioè, quello là dopo tutto era Mussolini. Ah, sì, sì. Ricordi, ricordi del passato, niente, ah, niente a che vedere col mio presente, ma sono ricordi. Ah, certo, oh, capisco, capisco. Lei era un fascista? Ho militato, sì. Ah, lei era un militante. Mm. Ma nell'esercito nell come medico o ha fatto altro? No, 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 solamente, solamente un po' di, di attività di gioventù per il partito, niente di, ah. di serio. Andrea, ne, ne, nel frattempo vedi Tecla che rimpugna il, il matterello e ti guarda, <ride> e, e ti fa il gesto <ride> come dire e FO. E dai, eh. <ride> cioè, cioè ti bocca a prescindere, gli fa col dito no. Lo... No. no, no, non ancora. Eh, ok, lì rifacendoli lì, no. No, 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 faccio... Okay, fa... Quanta fame avete? <ride> eh, e, e, Ignazio rientra e fa, eh, molta, molta fame. Noi okay. venuti, venuti per fare bella cena con Air Toktor. Luca continua e gli si, dice: signora, ma io, io dire la verità, un sacco di libri. Io, a dire la verità, ho già mangiato. Eh, e, va ma ho già mangiato. e va bene. di nuovo. Mi fa piacere avervi come ospiti, eh, quindi siate eh, i miei ospiti. Anche, anche, anche a noi fa molto piacere. Eh, guardo, essere i suoi ospiti, <ride> autoinvitati. <ride> guardo Ignazio e gli faccio: preparare le carte. Yeah, yeah, Guarda, yeah, mi yeah, sono city. stufato. E carte di vendita e vedi che, sta, che si sta preparando a tirare fuori l'anello. Eh, lo, lo stufato avete portato anche? Eh, eh. sì, sì, noi portato stufato. Ah. E se avesse delle uova, guardi, sappi che fa sappia che faccio delle tagliatelle che resuscitano eh, i morti. <ride> eh, po posso andare a prendervi le uova se, se volete? No, 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 stia pure, stia pure, eh, non, è, non è un problema. E, Ignazio, come messo? State pr pronte le carte? Per... Eh, sì, sì, sì. Ignazio sì? Sta, 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 sta un attimo, a... scartabella un attimo. Ah, ma vedete, dottore, noi vi volevo. Vi vole proprio mostrare cosa di vostro interesse, boom, un'accusa uh! di eresia. <ride> 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 in in legge. Nel frattempo, io sono che... Lorenzo Ti De Bocci, fa... padre in biblioteca della Santa Chiesa. La denuncia fa Ah, libri eretici con permesso e va verso la libreria. <ride> esatto. <ride> proprio, veramente, te, te, il teatrino. Siete, <ride> <ride> Beh... quando vedo che Tipo va verso la libreria, gli... guardo. Tecla, segui Tipo. Eh, lo seguo. Massimo legge un attimino la, quello che gli ha messo davanti Ignazio, ma si ferma praticamente e già ha le scritte che indicano, e le firme che indicano che è un documento di Inquisizione. E poi alza lo sguardo e vede l'anello di padre Lorenzo. Dice, oh, oh, no, non sarete mica qui per me, io, io non ho fatto niente. Eh. Noi, si noi siamo qui per combattere in nome di Dio qualsiasi tipo di eresia. Voi forse non eravate l'obiettivo principale. Ma già che ci siamo, sono solo so, 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 so... i libri. E per i libri che ho, è so, solo lettura di gioventù, eh. Mi parli sono solo dissertazioni Lei... filosofiche, niente di, sì, sì, di, sì, di preoccupante. Sì, sì. I libri ai libri penseremo dopo. Vedete? Sì, c... dottore, chi pensa male, viene punito. Mi parli un po' dei, um, dei, dei ragazzini quelli del Taglion, lei non sa altro, davvero? Eh, vi, vi, ho, vi ho detto tutto tutto, tutto quello che, che sapevo. Vedete che ha cambiato registro. E, ovviamente è concentrato su voi due, quindi non guarda quello che fanno Tecla e tipo in questo momento. E, vi ho già raccontato tutto tutto quello che, che, che sapevo. Di, i, ragazzini, I ragazzini avevano de, dei tagli eh, sulle, sulle braccia in prossimità, del, in prossimità delle, delle vene principali. Eh, e lei è sicuro che non ricordassero proprio nulla questi no, ragazzini? No, glielo ho chiesto più volte perché mi sembrava strano questa, questa, tipo, questa tipica, atipica, anemia. Eh, però non, non, non so di più. Non so di più. Lei non ha mai visto una carrozza funebre attraversare questo paese? O neanche carrozza funebre? Parlarne? No, non parlarne, no, non ci sono carrozze funebre. Non si usano più da, da anni e anni oramai. Da quando i morti si sono risvegliati, lei ha mai curato il, il conte? È mai, è mai venuto da, da voi per chiedervi qualcosa no, non che medico? mi si ah, sì qualche malanno di stagione forse ma niente di, niente di più serio ha un'ottima un salute il conte ha è... qualche eh... anni ha il conte ah, una sessantina potrebbe averne mm, bene bene e è... oh, sua figlia? figlia ecco bravo mia figlia anche lei <ride> ha un'ottima salute, penso che abbia su, sui 30 anni. 20, 30 voi anni. pensate, voi supponete l'età dei vostri assistenti? E io, sì, e non, lei non, non ha delle cartelle cliniche? Beh, cartelle cliniche è una parola grossa. Siamo un, un piccolo paesino. Io prendo del, degli appunti su, sui malati. Lei ha delle medicine io, qua io, in casa sua? Io sono da solo, in casa no, si trovano tutte quante nell'ospedale, e okay, okay. Son tutte eh, quante sono tutte quante sorvegliate dagli esquibitori. Come si confonde? Io mi avvicino confa... all'orecchio di Ignazio e gli faccio. Direi che per il momento potremo addormentarlo, legarlo qua. Questa notte voglio, voglio finirla. Voglio entrare nella casa del Conte. Quei due mi puzzano. Um, un istante, un, per, permettetemi, padre. Um, eh, signorina Fioravanti, eh, Messie, Bo, eh, abbiamo quello che cerchiamo. Avete trovato cose interessanti su quella libreria? Eh, oh, tipo voleva fare questo, voleva dare un'occhiata in generale ai titoli che c'erano nella libreria, fare uh -huh. banalmente un elenco dei, dei libri palesemente ereticali che potevano esserci, specialmente quelli sul misticismo nazista, cose così. Dopodiché se c'era qualche libro che invece potesse connettersi maggiormente a quello che stavamo, a cui stavamo indagando ora, beh, mi viene in mente la, una pseudomonarchia che potesse ricollegarsi al caso di Ravenna. Un, no, allora non un trovi che... nei, nei libri. No, non, i libri sono quelli okay. che, ti, che ho detto, ti ho detto prima. Eh, però, intanto che giri per le, per le stanze, eh, passi in camera da letto. E in camera da letto. C'è un quadro. Eh... Eh, mi, mi permetto perché subito dopo gli avrei detto: bene, mettete a soccorro la casa. <ride> okay. Perfetto, direi che <ride> no, perché voglio proprio che questa persona rimanga seduta lì dove è nel panico, mentre casa sua viene devastata. Che soddisfazione. Per ora, una... comunque, l'unica cosa invece a Tecla è stata mentre stava dietro a Tibo che, che era lì che controllava i libri eccetera è stata a prenderne due o tre dei più diciamo era tanti quindi quelli che boh proprio dal titolo quelli, quelli più, eh, più che possono condannarlo lei... comunque... per magia eh, per esatto, sì, comunque non avendo lei grandi grandi conoscenze di occultismo comunque di eh, beh ce n'è ce ne uno, sempre... uno è imperialismo Però... pagano L'altro è la tradizione ecco. ermetica nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella sua arte regia, perfetto. E... Prende, diciamo, prende i titoli più eh, appunto elatanti e, e li sbatte sul tavolo. ok oh. e, eh, Dicevo il quadro. Eh, il quadro che trovi in camera eh, è un quadro raffigurante un uomo cornu, con, con corna e zampe caprine che spia okay. una donna nuda sdraiata accanto a un cherubino addormentato. Giù, eh. Fammi un, cioè un test di qualcosa inerente alla cultura, pittura, arte. Io ho preso giusto appunto letteratura e arte a, a mezzo ma l'avevo presa giusto <ride> appunto. Beh, tirami questo ottimo mezzo. Allora aspetta, eh. allora, perché se no ottimo... non c'avevi occultismo tu. O anche occultismo se ti può... Um, no, arte. Allora, tirami prima arte, okay. poi vediamo occultismo. Ok. Um, 5 ho estratto, no, 5 fallimento. Ok, allora. Tiri occultismo. Io ho visto un asso, non so se lo, lo sono ingannato. Uh, io, so io non sono riuscito a vederlo quello che ho estratto perché mi si è attrezzato. Ma uh, è un no, 5? Eh. Ucciso, no, no, ma è un 5. Io, io pure avevo visto un asso. No, ah, ecco. Occultismo invece è successo. Eh, no, allora non è niente Con di uno, occulto. Un uno scarto di 3. È, un, è una rappresentazione bucolica molto probabilmente del 1500 eh, ma non ha niente a che fare con l'occultismo per quello che ti sembra okay. a però è un quadro comunque che è abbastanza come dire, pesante da incriminarlo all'interno all del santum è una cosa assolutamente non eh, Basta pochissimo per essere incriminati, cioè esatto, non bisogna neanche non, impegnarsi. Eh... Allora, <ride> giusto non prima, permessa, che non tollerata, non accettata: il notaio dica quello che deve dire, cioè, prima che il notaio dica metà su quadro la casa. Tibor rientra con la pila dei libri incriminati e il quadro, li mette sul tavolo e dice: Direi che questi sono sufficienti come prove, no? Eh, sono sufficienti a procedere ad un interrogatorio. Ma non questo, credete, padre? Questo, questo quadro è una copia, è una, è una copia di un'opera un d'arte rinascimentale del, del, del Correggio. Eh, si chiama eh, Venere Cupido con un satiro. Eh, no, eh, magari di cattivo gusto, ma non, non, non ha niente di, di male. È solo un quadro del, del 1500. E voi immagino saprete che i satiri sono la rappresentazione pittorica dell'avversario, dottore? Ma è, è, è solamente un'opera, un magari di cattivo gusto, può, può non piacere, ma non ha niente di, di, di maligno. È solo, è solo un quadro. Eh. È solo. È, amo l'arte classica e quindi l'ho tenuto. È una copia, non vale niente. Guardo padre Lorenzo e dico potrebbe essere necessario una perquisizione approfondita. Eh, la consiglio. Non padre. Io non credo ci sia altro in questa stanza e questo, questo quadro e questi libri secondo me sono sufficienti. Noi non ricordiamoci per cosa. Su suffici sufficienti per ragazzi. cosa? Sufficienti eh, per la vostra incriminazione, dottore. In... Che non è assolutamente... Non, non si preoccupi. Non è assolutamente detto che poi noi procediamo a... nel nel con tutte le varie fasi del processo, non, non se ne preoccupi. Tuttavia, io non posso permettere che lei lasci questo villaggio finché non ho finito le mie indagini. È certo che un processo ci sarà, tutto. Beh, certo. Ma non si preoccupi di quello, <ride> non se ne preoccupi la chiesa e guarda i ma... guarda ma... i gatti sorridente, <ride> annuncia, cioè no. fa, fa un fintissimo sorriso con le, le guance tirate: <ride> vedete che ha una paura, boia adesso in questo momento. È lì, eh, il, eh, il, eh, il processo dice, na naturalmente. Qualsiasi informazione riguardo eh, esatto. questi strani eventi, Stava riguardanti i bambini, per dire la Chiesa ne terrebbe sicuramente conto. L'accesso, ad esempio, ai registri dell'ospedale e la vostra firma sulle carte che ci permetterebbero l'accesso al magazzino dei medicinali sì, presso sì. la casa del popolo. Sono tutte cose che potrebbero giovare alla vostra condizione. Che attualmente, non lo dico per spaventarvi, ma potrebbe comportare una pena detentiva. Certo, certamente quello, quello che volete. Que, eh, quello che volete vi. Uh, posso portarvi dove ho i registri dei farmaci e, e possiamo controllare assieme. Bene, bene. E io direi che questa è una cosa che però potremmo fare domani. Um, lei non avrà problemi, vero? Se io... Ah no, è vero, una cosa mi servirebbe. <ride> Giusto che ci pensavo. Um, mi servirebbe un, farc, un farmaco per addormentare una persona. Lei ne avrebbe uno, dottore? Eh, qui con me non mi pare. Ma in ospedale? c'è? In ospedale, sì, potrebbe, potrebbe esserci qualcosa, sì. Perfetto. Come ha il nome del farmaco? Sì, ti dà il nome di un. Di un, di un farmaco. Guardo Tibo. Di un, di un anestetico pesante. Okay. Io guardo Tibo. Tipo, boh pensi di riuscire ad andare a prenderlo? Naturalmente, padre. Grazie. Eh, prego, dottore, firmate questa, firmate questa, firmate questa e tipo, ecco i tuoi documenti di via. Noi aspettiamo col dottore. Il dottore intanto legge, visto che, che è lì, visto che lì le, legge prima di firmare queste cose, legge tutto quanto. E te anche un po' a firmare. Ti dirò. Eh, ma è scritto in maniera un po' complicata. Ah, ok. Quindi, allo, allo, allora ci mette ancora di più perché cerca di capirlo. Comunque che ha paura a firmare qualcosa senza averlo capito? Non si fidi di noi, dottore. Stiamo facendo il possibile perché tutto si risolva nel migliore dei modi. Okay, con, con mano molto tremante, verga firma sui fogli. Eh, Ti vuoi te? Andate voi a prendere gli anestetici? Capito bene? Direi di sì. Ok. Sì, sì. sì, sì. Eh, andate andate alla Domus Populi registri i registri, no, andate... registri all'ospedale. Eh sì, sì, per me già segnato di prenderli. Ok, recuperate entrambe le cose, quindi i registri dell'ospedale e anche eh, l'anestetico. E recuperate anche eh... anzi fatemi un test, va? Fatemi un test su su, su... Boh, perquisire, cercare, non mi ricordo più come si chiama in sinerec. Per, sì, sì, per così sì sì per così per come facciamo due. un tiro a testa sì o sì un okay. a testa uno a testa uno a tecla tipo fatto una a testa vai vai vado io per primo sì sì uh -huh. uh, fallimento però okay. tecla invece Cavalieri, ecco. allora, eh... Tecla. Vabbè, non trovi niente. Alla fine i registri sono solamente uno, il registro dei farmaci. Eh... E lo trovate. E... Vedete che facendo un rapido conto, nella pagina dove è intestata quel tipo di farmaco, che è un anestetico molto pesante, vedete che. Facendo velocemente i conti, i conti non tornano. Alcune dosi del farmaco sono entrate, non sono mai uscite, ma guardando mm, quante ne sono, sono rimaste, ce ne sono meno. Mm. Oh, Quanti ne i farmaci per anestetico È un anestetico, sì. Okay. Quello che state portando adesso al padre Lorenzo e Ignazio. E quindi ritornate. È di meno di quanto dichiarato, esatto. esatto. già cioè, di meno di quanto dichiarato. Controllando le entrate e le uscite e poi guardando quanto effettivamente ce n'è, i conti non tornano. I tossici de San Gustavo, esatto. <ride> ah, non vedo l'ora di scoprire da questo povero dottore. Come mai, e quindi ritornate con, eh, con la dose di, di farmaco eh, da iniettare eh. e e I fogli, quindi anche noi vediamo che. Anche, ma anche voi vedete che. Da... Sì, sì, sì. sì beh, vi, vi raccontano che ce n'è meno okay. e vedete i fogli, che, che ne so. Se... Cosa, sono, sono, sono rimaste tre dosi, dovevano ne sei o, o cinque. Guardo Ignazio e gli faccio, ma caro notaio, io non sarò forse un grande matematico, ma conti non tornano, e gli eh... passo ovviamente queste carte che poi lui allegherà. Fatemi controllare. Mm, mm, mm. Già. Quindi, dottore? Eh, io io, io non, non, mi, non mi occupo del, dell'acquisto dei farmaci. Sono gli Excubitores. Chi è che si occupa del magazzino? Eh, gli, gli Excubitores se, se ne occupano. C'è una persona particolare? particolare eh, no, particolare, di particolare. solito turnano a seconda dei, dei, dei mm. turni di, di ronda o di guardia, uno turno si occupa anche dei medicinali. Mm. In che Ma data questo? ci sono state queste irregolarità? Credo siano segnate al registro, quindi... Beh, le le irregolarità dire. no, non puoi saperle, perché c'è la data in cui è stato acquistato Ah, e... ok, c'è cioè solo. Non ci, sono, non ci sono date di, di prelevamento. Oh. Sì, Pu okay, può no. esserci la data in cui hanno usato qualche, qualche dose, eh, però comunque i, i conti non tornano, quindi non so, ne ho comprate 10, poi ne hanno usate 3 eh, e adesso ce ne sono, ce ne sono 4. 4 cioè, okay. Vabbè, però però del rispetto, rispetto alle date che sono segnate di utilizzo, è possibile fare una stima della. Del lasso di tempo in cui potrebbero essere sparite le dosi mancanti. Quindi in verità noi un range uh, utile per sapere uh, quando sono state probabilmente trafugate. Ce l'abbiamo. Ni perché comunque a distanza di sei mesi in sei mesi. Ci sono degli altri acquisti. Sì, sì, sì. Le, cioè il, che questi, questi registri vanno indietro più o meno di un paio d'anni quindi fai conto okay. che hanno fatto boh, 4 o 5 acquisti in un paio d'anni mm -hmm. eh, e quindi non, riesce, cioè non è un acquisto singolo che quindi sai quando li hanno presi vabbè però scusami, dato che ce l'ho mm -hmm. non l'abbiamo mai usata non si sa neanche effettivamente è difficile anche usarla ma allora io proverei, tenterei te lo, te lo chiedo posso Provo un, un, vorrei tentare un, un test di leggere e scrivere ci sta per leggere rapidamente e cercare di trovare le, diciamo, dei, dei lassi temporali utili per capire con più certezza quando potrebbero essere state trafugate eh, queste, questi farmaci e, dai, e poi eventualmente dai registri di ronda degli excubitores, capire chi in quei dati momenti era presente al, uh, allo stoccaggio. Insomma, sì, 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 ci sta, ci sta, vai. Non so se mh, come ragionamento di, ti piace. Sì, sì, sì. Eh, allora il, il notaio si mette lì a leggere come un fulmine, e vediamo che cosa succede. Madonna, ste regine. Eh, stasera. stasera <ride> cioè, regine. Com com comunque, sti mazzi qua a volte, se non fossero digitali, sembra che. che sai quando, quando non mischi bene le sì. carte? Sì, che si intoppano. Esatto. <ride> Allora, eh, non trovi niente di quello che c'è, nel senso che no, non c'è nessun pattern, quindi non c'è nessuno okay. schema. Però, però, ah, però, però c'è un però. Assieme ai fogli c'è anche il, il registro che, che indica chi ha fatto la guardia, quando e come. Ok. E vedi che eh, alcuni prelievi di questo farmaco... Sono stati fatti dal buon ausilio. Già, vedi che la calligrafia non è quella del dottore, ma è quella di ausilio. Ah, e lo riconosci confrontando la sua firma sul registro delle presenze di guardia. Ah, perfetto. Bene, Quindi non abbiamo solo a che fare con qualcuno che ha preso una mazzetta, ma probabilmente ha qualcuno che è direttamente coinvolto. Molto bene. Esatto. Bello. Ah. Esatto. È domanda: il portavoce dura? Sì. Ma il portavoce degli Escobitoorest non c'è in questo villaggio? No, il portavoce è solo nelle città grosse. Quindi, quando non c'è il portavoce, il capo padre semplice degli diventa il padre semplice. Sì, il responsabile è per... il padre semplice. Sì, perfetto. Eh, dite, ascolti, dite un po': allora, per me, se il dottore. E guardo il dottore, lei non ha vero problemi se noi la leghiamo per precauzione? Per, per, non... Perché volete legarmi adesso? Perché lei potrebbe comunque scappare? Eh... Ah, vabbè, giusto, ragione. Perché dovrei. Datelo. No, 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 lasciatemi andare. Lasciatemi andare. Io, su, 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 faccia i capricci, dottore. Secco Se quella faccia dentro la scodella di, di cibo che gli ha fatto tecla. Nel dubbio, sì, legatelo, esatto. legatelo anche. O tirategli sulla la testa. <ride> che non vorrei che mi affoghi nel brodo del, della roba. <ride> <ride> eh, eh, credo che sia il caso di invitare a cena anche il signor Ausilio. Io direi: secondo me, semplice. andiamo, partiamo noi, andiamo dal padre semplice, lo svegliamo, gli diciamo quello che faremo. Perché adesso dobbiamo interrogare un ex cubitores non vorrei che gli altri ex ci attacchino magari ecco invece se c'è il loro capo che gli dice mm. quindi andiamo a prendere il caffè dal padre andiamo... semplice esatto facciamo digestivo dal padre no dessert dal padre semplice digestivo poi lo andiamo a prendere dall'ex pubitores ecco cena completa <coughs> bene quindi andiamo padre semplice, padre semplice. 8 oramai eh Notte si, sì, si, sì. Toc, toc, toc forte che si svegli e eh. prende la porta a calci proprio Dio, no, eh, Arrivo, arrivo. Sentite i passi che scendono. Vi apre la porta. Respio. Mamma mia, quanto vorrei tirargli un cartone <ride> sui denti. <ride> Padre semplice. Don Vinicio, eh, c'è sulla la, la, una, una camicia da notte bianca con il lumino in mano e la papalina in testa, no? Proprio il cappellino Don, con Don la Vinicio? Sì, sì, ma che, perché mi svegliate a quest'ora? Non usi questo tono con me. No, mi, scu mi, scu mi scusi, mi, mi scusi, inquisitore sì. si, si inginocchia, fa fatica a scendere, sì, ti bacia ti bacia la... mi scusi, mi sono appena svegliato la Devo... fede non dorme mai sì, sì. Devo, dovrò interrogare gli escubitores della città gli escubitores va, va, va bene e, e giustamente essendo lei il loro portavoce mi è sembrato giusto avvisarla sì. eh, padre si vesta venga il, esatto sarebbe sarebbe utile anzi sarebbe cortese se venisse con noi direttamente C C per evitarci lunghe spiegazioni capirà certamente fatemi, fatemi vestire e arrivo subito ah ma non C si preoccupi venga così com'è non interessa a nessuno come è vestito ah, vabbè, va bene sì, sì, signori e vi, vi segue eh, a, a piedi nudi con la vestaglia bianca praticamente venga venga il <ride> terreno è morbido? Lo faccio, no, no, faccio camminare sui sassi. Aia 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 aia. Se non sbaglio, ausilio e di guardia stanotte, giusto? Eh, dovrei guardare i registri? Forse sì. Sì, sì bene, bene. Ah, così ci aveva annunciato. Direi che andremo subito da lui. Ok, ok. Aia, aia, saltellano i piedi. <ride> andate alla porta, alla porta di nord ovest e Ausilio lì che ronfa la grande proprio. È, ha la sedia inclinata appoggiato a, a una balla di fieno probabilmente che sta russando faccio cadere la sedia Cade per te anche se la cosa migliore sarebbe stato esplodergli un colpo non addosso ma spararglielo vicino all'orecchio. Non si diventa sordo. Non sprechiamo le per rovinarlo. Dove Felicio No, voi cosa fate qua? Io mi avvicino e gli metto il punto in mano in faccia all'anello. Cos'è? Quindi? Cos'è questo? Oddio, quanti piedi. Be Bell'anello. Io sono un inquisitore. Senti, senti che c'è il fiato che puzza di alcol anche. Io sono padre Lorenzo, inquisitore della Santa Chiesa. Un inquisitore? Un In provincio, un inquisitore qua In abbiamo. subito, subito. No, 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 no. La, le, eh, padre, lo lasci seduto. Io gli sbatto i fogli. I fogli che con i document la documentazione c'era sulla schiena e lo lascio seduto schiacciato sotto il peso della, della scrittura sotto il pe... bo si mette in modo che se o padre Lorenzo o Don Vinicio volessero provare a darsi la gambe può provare a intercettarli okay. io perché dovrei scappare Ausilio, eh, no. di... ah, sì, ausilio. Sì, scusa, ausilio, ausilio, Scusa, ausilio, scusa, scusa. Nel eh. panico, padre Lorenzo scappa. Scappa. <ride> Fallimento critico su interrogare, mi do alla fuga. Padre Lorenzo zoppica col bastone. Quindi, cioè. eh, è, è difficile. È che va tanto lontano, sì, sì, anche io comunque sto in difesa. Nel senso, ok. Se qualcuno volesse darsi a gambe, ehm.

ne estraggo uno, anch'io. Io lo metto sotto, eh. allora io cerco di metterlo sopra. Sì, si è ragazzi. un attimino bloccato tutto, tutti gli era te lo, te lo spostiamo? Sì, esatto. Io ho fatto un 7. Comunque. Uh, io non, non riesco a vederlo perché neanche <coughs> io bloccato. Lo in realtà. No, secondo me non l'hai estratto. Te lo estraggo Ma io. Se gli punto la lucchetta in te, faccia, cambia Te lo estraggo io. Fare okay, forza fisica opposta 5: ho fatto per te. Okay, io ho 4 di forza fisica. Ok, eh, abbia fallito tutti e due. Eh, abbiamo fallito tutti e due. Allora, la sua la, la pistola la tocca e cade per terra perché trema troppo dal, dall'agitazione e quindi si ritrova senza pistola. E, okay. Ignazio molla limita... un calcio alla pistola. dai, vabbè, ecco. no, okay. cioè, ce la tibo lì vicino. La prende lui, ce la prende lui. no No, 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 no. Volevi estrarre Questa... una, una pistola davanti a me? Eh? No, no, che, eh, no, no signore, solamente mi avete preso la sprovvista. E sto, sto facendo la guardia come mi è stato ordinato certo. da Don Vinicius. Ex cubitore, s'ausilio, figlio de madre ignota, estrae l'arma di fronte all'inquisitore. Che è quindi è autorizzato ad, ad ogni metodo per bla bla bla, certo. Eh, a noi, no, no mio no, buon no, no. signore. Io volevo solamente dif difendervi eh, da chiunque, da chi? dai, dai morti. Io sono, sono a guardia della porta questa notte. e mio, sì, sì, signore. Ausilio diciamo... di madre ignota dormiva durante il servizio. Ulteriore nota di demerito: qui la no, situazione no, si sta, complica. Sta, stavo ri riposando gli occhi, eh, sì, sì. don Vinicio. Dica qualcosa, ausilio. Vediamo se potrei migliorare don, la tua don situazione. Don Vinicio è lì, che si toglie i sassi da, dal piede, che ormai sono, <ride> sono sanguinanti praticamente. <ride> ausilio, vediamo se potrei migliorare la tua situazione. Siamo venuti a scoprire che durante un tuo turno di, di guardia qualcuno ha trafugato delle medicine dal, dal deposito del dottore del dottor um, Lua, Lua, Luda, laudati sì. eh, medicina sei stato tu? no io sì. no, non ho mai no non ho mai rubato medicine ma eri tu l'incaricato di guardia quella sera? Eh, io faccio, faccio la guardia tutte le settimane al, alla, alla farmacia del, dell'ospedale. Non no. stavi dormendo, quindi durante il tuo turno di guardia allora, se non hai visto? No, non... Fammi un bel test eh, su interrogare. Eh, vorrei... Intimidire, interrogare. Sì, ma io ho... Oh, Com comando, comando più... Vedete se fare socialità o comando. Ma a me conviene provare a persuadere... No, perché questo in realtà è un interrogare, quindi fate interrogare. Vedete, dimmi, di a seconda di come l'approcci, scegli Eh, Tanto che... in ogni caso non mi cambierebbe nulla. Ok, vabbè, dimmi comunque come l'approcci così. Beh, allora, io ho il pastore. Sì, infatti. A gli faccio quindi. Probabilmente dormivi durante il tuo turno di guardia e questa cosa sarà da riportare. Quindi le cose sono due: o mi dici che dormivi, o mi dici chi è stato a rubare quelle medicine. E Ausilio con un colpo gobbo eh, scansa Tibo e comincia a correre. Eh, verso i campi si sì, prendetelo so, vivo ma, ma, che, ma che comincia a correre ma gli arriva una pedata ho, ma che comincia a correre sì, anche Tibodi corre <ride> subito dietro allora eh, ha fatto un fante quindi in qualche modo deve succedere qualcosa quindi cercate di acchiapparlo tecle tipo eh, fatemi un test di di rissa potrebbe essere vado? Sì? <coughs> va di lei 4 ah, va anche sì. tipo 4 <coughs> e, e ci credo tutte le regine ifanti avevamo di là eh. di fuori eh. esatto Quelli non cioè pure. Io e Tecla siamo una coppia di wrestler, cioè lo acchiappiamo uno per un orecchio, uno per l'altro, lo riportiamo infatti, indietro. Risa, lo sveglio per un orecchio e lo ricordo indietro a calci in culo. Era arrivato fino, fino al limitare del campo. Quindi gli sbatte la faccia in mezzo alla la terra secca del campo. Ne, ne, ne mangia anche un eh. pochettino, gli finisce anche negli occhi. Tipo ti, ti, ti per fargli capire che non scherziamo, gli fa sentire la canna della pistola sulla nuca. Il freddo. Io, eh, no, no, non, vo non volevo. Scu scusate, scusatemi, erminia piagnucolare. Eh. Mi, mi sono, sono spaventato. Dice, Scappa un'altra volta e ti spara un colpo in testa. E ti seppelliamo nel primo campo che troviamo. Sì, e poi signore. Su. Sì, signore. Sì, signore. Ah, eh, sia chiaro: nel momento in cui c'è stata la fuga di Ausilio e, che, e ci sta padre Vinicio là, Ignazio estrae la pistola e la punta a padre Vinicio. Secco proprio. Ma perché? Perché, perché adesso? Mi anche me. Chissà che, non, chissà che non abbia lo stesso nervo dei suoi. No, no, no. Io, io sono, sono qui per aiutare l'Inquisizione. Non, non fraintendetemi. Beh, quando ritornano ricominciamo l'interrogatorio in mezzo alla strada. Ma io lì, padre, eh, se fossi, se posso darvi un consiglio, se permettete, porterei tutti in casa del dottore. Sì, è vero, andiamo là. Ok, vi, vi trasferite con tutti quanti, se un padre vi dice che continua a saltellare, ma c'è i piedi sanguinanti praticamente. <ride> <ride> è e... Giusto, giusto. <ride> E ausilio... faccio fa tutte, tutte le stazioni da crocifissione, questo qua esatto. E Ausilio invece che si sta pulendo la terra dalla faccia, gli è entrato anche in bocca praticamente. Sta tossendo, e vabbè, due passi e siete ritornati a casa di Don Vinicio. Torniamo noi, quindi, signori. Eh, dove eravamo arrivati? Ausilio, ah, si, sì. se dormivi o qualcuno ha rubato i medicinali? I, i, i medicinali, io. Non, non, io non ho mai toccato niente, signore. Io ho sempre fatto la, la guardia. Ma, ma, magari mi, mi, mi sono assentato qualche volta o mi sono addormentato, ma non, non ho mai fatto, voluto far male a nessuno, e piagnucola, piagnucola. E mi avvicino all'orecchio di Ignazio gli faccio: Dubito che ci possano dire altro. Direi di addormentarli e proseguire. In verità, padre, ricordate che Nepitello ci ha detto che era proprio durante la notte in cui eh, Ausilio era di guardia che ha visto quella carrozza. Perciò sì, forse sarebbe il caso di usare, non usare il guanto morbido con lui almeno. Per ora <susse> lei sa che io non vedo l'ora di far parlare la gente, ma se lui dormiva, mm. eh, vabbè. e vabbè, anche questo è... è vero, intanto, lui se, 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 eh, son, son praticamente davanti a voi, c'è cioè Don Vinicio e, e Ausilio, che cercano di. Quando vi parlate nell'orecchio, loro allungano il collo per cercare di capire cosa <susse> vi state dicendo l'un con eh. l'altro. Eh, eh. Ma adesso io me li immagino tutti e tre legati <susse> su <susse> tre sedie diverse. <susse> Come tre, come tre, come tre, e di, di, alle loro spalle invece tecla e tibo che li tengono quando uno si, si, uh, si allunga troppo verso in avanti tecla e tibo che bff, lo riprendono e lo rimettono a sedere si sì, partano oh. un paio di zuppe esatto tanto uno, sca, uno scappellotto sulla testa <ride> spostiamoci direi tecla per, per cortesia sposta ausilio nella stanza a fianco Do, Don Vinicio, Don Vinicio cosa, cosa mi stanno facendo? Don Vinicio e Don Vinicio cioè, stai tranqu Tranquillo, figliolo, siamo nelle mani dell'inquisizione, non aver paura. Ci, ci, penserò, <ride> ci penserò io, ci penserò io, non preoccuparti. Tranquillo, siamo nelle mani dell'inquisizione. Ha un suono fantastico. Esatto. Cioè, vabbè, molti, è, è, è fiducioso. È, è quello Don quello Vinicio è fiducioso papà, ancora, Papà del Lorenzo, ci vediamo, sì, scusami. un uomo può dormire una volta durante un turno di guardia ma che dorma quando passa una carrozza e tutte le volte che scompaiono più medicine del dovuto è, è troppo casuale lo farò lo farò parlare eh Vieni consiglierei grazie. padre consiglierei anche di interrogare il dottore li farei a dire mi... la verità separati però a dire la verità, eh, forse sì, in camere separate. Sì, sì, assolutamente. E magari lascerei qualcuno a porre qualche domanda interessante. Ah, Ignacio... padre semplice. Va, Nico, allora, vai. Vai, vai. non so se in tempi di guerra da voi si faceva, ma quando i tedeschi dovevano interrogare i nostri partigiani in Francia, usavano una strategia particolare, facevano credere all'altro che il suo complice aveva confessato e che quindi gli conveniva dire tutta la verità per avere una pena più blanda. Ma sì, infatti... Credo... La tua idea non è per niente male. Credo sia la giusta strategia. Portate, portate allora... Eh, ausilio in una stanza, portate il medico che probabilmente sta ancora dormendo in un'altra... Sì, 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 è ancora svenuto. E poi io direi, Tecla. Se a te non dispiace, fai compagnia e magari. E glielo dico io sottovoce in modo che non mi senta, fai compagnia e magari amicizia col prete, certo, certo, sì. ci penso io, e invece, dopo di ciò, poi verrà a fare un po' dove siamo noi. In modo che se dovesse andare male le cose, c'è lui che c'è lui. Ok. Allora chi interroga Ausilio? Ma ci siamo, siamo in realtà, siamo io, Ignazio e Tibò Ok. Dietro. Siamo lì. Ehm. Hai qualche abilità speciale? O sopra Lotto? No. Allora. Io, vabbè, a parte il saper mentire, quindi poi quando gli dirò che lo hanno tradito, come, come saranno, vantaggio quello? Sì. E poi in realtà vorrei torturarlo, cioè lo torturo proprio, dovrebbe esserci torturare non so se c'è come abilità, sai, non, non io so. come abilità all'otto, ho l'uso dell'ascia. Parlo <ride> a, uso... a Pezia un attimo. Io ho l'uso della legge. <ride> <No>. <ride> allora fatemi estrarre un arcano maggiore. E, e lo no, interpretiamo. vabbè, uso, tiro su su interrogare. Anzi, estraimi due arcani maggiori va visto, visto che comunque avete, ne avete fatte. È abbastanza facile la cosa. Anzi. Allora, l'imperatrice <coughs> che è allora. buona. Sì, e qualcuno buono. ti aiuta fisicamente, va bene. C'è oh. la temperanza è uscita. Temperanza. La temperanza l'evento avviene senza convergere minimamente le azioni ottengono successo, ma non hai nessuna conseguenza né positiva né negativa, no. Quindi direi l'imperatrice è il migliore <ride> dei due. E... Io direi che allora gli... magari... e qualcuno ti aiuta far... fisicamente oppure ricordi un insegnamento, un avvertimento, una lezione imparata da un amico e questo ti permette di ottenere il Sant... successo sperato quindi Ma direi un amico che mi ti ricordo aiuta. sicuramente le, i, le torture di Santa Rosa al processo ah cioè, quindi prendi avevo... esempio dal maestro e anche e in più c'è Tibo che sicuramente mi dà una mano per esempio a fargli magari non so a fargli delle leve alle articolazioni per farlo Torturarlo in in, in, in e intanto Ignazio Sciorina, tutti scrive. i codici. <ride> ok, eh, quello che riuscite a sapere da Ausilio è che è stato pagato almeno oh. 3-4 volte da, eh, da Mario Lone, il cuoco del, di casa, ah. sì, di Villa Bonocore, eh, ah. Per girarsi dall'altra parte, sia al, quando era di guardia agli anestetici o alle, alle medicine di Domus Populi, Adomus Populi, Populi per l'ospedale, degli innocenti, sia quando era di guardia alla porta nord-ovest del, del, del paese. Molto non vero. ne sa altro e ne siete sicuri perché l'avete colciato per le Porchiato. feste molto eh, bene e sto allora... pagato per andarsene a casa per un'ora o mezz'ora o mm. cinque minuti insomma a seconda di quello che era necessario e eh, non sa perché ha ricevuto gli altri dei fiorini per andarsene fra delle palle e ritornare dopo un po' ok allora io guardo il notaio e gli dico beh abbiamo tutto pronto a scrivere la sentenza le carte sono già scritte, padre. Basta solo la sua firma, come sempre. Ok, mi dia pure allora quella del. Mm, sì, va bene. Lui finisce al rogo. Ha <sussurra> una bocca sanguinante, probabilmente con qualche dente in meno. <sussurra> boh, addormentalo. Non voglio che scappi. Ma mazzata sul retro della testa pff, e cade in avanti. Eh... E... Ah, dismi. Poi, um... immagino sia ancora notte. Scusate, è, è se notte, è, è notte. Sì, sì, perché, eh, perché quello che stavo per dire. Eh, immagino, in un momento, diciamo, di tra virgolette rilassamento, perché non è che si rimane proprio rilassati dopo una roba del genere, eh, Ignazio guarda un po' tutti e fa, mm, signori. Temo che per uh, evitarci problemi gravi come quanto accaduto nelle puglie. Sarebbe il caso di chiudere ed archiviare il caso questa notte. Sì, sì, finiremo tutto questa notte. Tipo dice: Fatemi solo recuperare i fucili alla Domus Popoli. Sì, e... sarebbe, sarebbe bene armarsi effettivamente. Ignazio le firmo già anche il la Ah no, però bisogna C'è cioè, Don, Don Vinicio messo. che vi guarda con la bocca aperta. Fa come come Co, cosa è successo di là? cosa è successo ad Ausilio? Come non ar armarsi? Non, non si preoccupi, frate, padre, non si si, oh, sì, sì. sì eh, fratello. No. Io io e Ignazio magari visto che facciamo un processo velocissimo al medico. No, no, per... no, no. Il, il, il tribunale va messo, va, va messo proprio in piedi per bene domani mattina dopo ah, che abbiamo faccio... fatto tutto parliamo col padre castigatore che mette a, a voce e dà voce alla cittadinanza e si fa il processo come Dio comanda Sì, però il nostro le nostre... ah quindi li ritorturiamo domani? che bello <ride> 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 che bello va bene No, cioè, poi, ha, poi tra l'altro a Ignazio gli, gli è partita veramente, la, la, come se si dice a Roma, gli è partita la ciabatta, perché già tutta la sua storia mh, privata che gli è tornata in testa. E in più tutta questa cosa è collegata all'omicidio dell'Affi, che per lui già è stato un brutto scossone. Quindi direi che tutti questi tre qua li lasciamo, li addormentiamo, li lasciamo chiusi in casa. Eh sì, e poi domani e col... mattina si ritrovano già un ceppo. E poi col furgone andiamo giù dal conte. Esatto. Ok, poi Quindi... io prendo solo da parte un secondo il uh, Ignazio e gli faccio so che hai preso molto sul personale tutte queste vicende. Sa, ti, ti dico però che sul prete per adesso gli faccio intendere che non c'è molto. per Sicuramente qualcosa gli, gli succederà. Ma non ti aspettare, chissà che. Probabilmente dovrà essere destinato a qualche convento di clausura, esatto, esatto. vita natural durante Quindi, certamente... per, fa per fargli capire, non ti aspettare una vendetta vera e propria. Oh, ma a me, a me basta, lasciarlo alle cure dei domenicani. Bene, caro amico, bene. Tecla, ti boh, Il furgone è pronto? Tutto pronto padre. Andiamo allora. Pro, 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 pro. <ride> esatto, saltate sul, sul carro che saltellando sopra le buche scende la collina. Esatto. E, e nella notte puntate i fari verso Villa Bonocore che ha tutte le finestre spente e i grilli cantano in questa... Calda nottata estiva. Intanto che parcheggiate e con un ultimo sbuffo di fumo, pff, il, il vostro carro si ferma davanti alla villa. Voi siete, siete armati? Eh, guarda, li guardo, però sono armati fino ai denti. Ovviamente Siamo... non si sa mai. C'è una squadra mercenaria. Praticamente. I mercenari, proprio. Ignazio ce lo vedo bene proprio come stallone. <ride> Io non mi cambio completamente. Però mi appendo solo al collo. La mantellina a porpora. Non okay. mi cambio, però non mi metto il vestito completo. Però la mantellina ci sta: un, frame, un ingresso trionfale. Ok e finiamo qua per stasera che è mezzanotte e venti e beh l'assalto alla villa non si può fare di corsa a quest eh, quest'ora proprio, sì, proprio l'ultima eh. scena, scena della telecamera è solo, è solo la porta del camion la portiera del camion che si apre le, e padre Lorenzo che scende con la mantella con la mantella appunto eh, che è rossa dell'Inquisizione si dirige, bussa alla porta, cioè, io, io, io ce la vedo scena. anche con un, con un mezzo toscano in bocca. l'anibal Smith <ride> <ride> adoro i piani ben riusciti e con, e, con, e con Tecla che, se cortesemente, mi porta al Requiem, Va ma eh, penso di essere il più adatto a portare... Eh, comunque... Sostegno, Come no, eh. sei la conversa. Sei la conversa... conversa. Eh, no, ma per, per, la, per forza... Oddio, a parte si sì, va bene. Cioè, cioè, la, mi sa che ho la, la, la parità di forza. Vabbè, devi solo portarglielo, eh... Beh, che una zi, ma, eh che la chi è più forte di me? La, la, la forza, sì, sì, no, forza serve sì. proprio per, per usarlo, per combatterci, ma per trasportarlo, vabbè, può farlo più o meno Ma Quanto hai di forza, Tecna? Sì, no, c'ho 4. Ah beh, no dai, no, ti, ho, ti ho superato. No, sono a 5 sì, io, ah, so. So, a 5. se no, non potevo usarlo. padre Lorenzo <ride> ha fatto un po' di, un po di palestra nei, nei mesi tra l'avventura e l'altra, si, si è allenato. Va bene, chiudiamo qua per stasera. E alla, alla prossima per l'assalto a Villa Bonacore. Ciao a tutti, ciao e tutti. grazie, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao, ciao buonanotte, buonanotte.